Bene, cominciamo questa lunga giornata di lavoro. Benvenuti a tutti. Grazie in particolare al presidente Marcello Pittella, al presidente della regione Basilicata e al sindaco Raffaello De Ruggeri per l'ospitalità in questa città meravigliosa, bellissima. La foto dà un minimo di idea di che cos'è Matera. Il mio consiglio per chi non l'avesse fatto già ieri sera è di cogliere l'occasione alla fine dei nostri lavori per una passeggiata nei sassi di Matera, perché credo che sia veramente una delle perle del mondo. E devo dire, ringrazio molto la regione e l'amministrazione comunale per il lavoro che hanno fatto di cura di questa città. Si vede una città che sta ripartendo, rinascendo e che a pieno titolo ha meritato di essere la capitale della cultura 2019, Matera 2019. E sapete anche che Matera 2019 è un obiettivo fondamentale del governo italiano. Su questo, insieme con la Regione e con il Comune, si sta lavorando perché l'evento Matera 2019 abbia il successo che merita e che la città di Matera e la Regione Basilicata meritano. Grazie ai relatori che oggi interverranno e che porteranno riflessioni, analisi, indicazioni. Quella di oggi è un'occasione di spessore scientifico, culturale, per riflettere sul mezzogiorno come è oggi, sulle sue difficoltà, ma anche sulle sue potenzialità. Il titolo che abbiamo dato, non a caso, è Mezzogiorno protagonista, missione possibile. Diciamo, vuole essere un titolo che segnala, che mette l'accento sulle possibilità, sulle potenzialità. Questo non per essere, come dire, ottimisti. Senza criterio, ma piuttosto perché la nostra consapevolezza piena, e lo vedremo dalle relazioni che si succederanno questa mattina e poi oggi pomeriggio, delle difficoltà che segnano il mezzogiorno di oggi, però si accompagna anche con altrettanto forte consapevolezza che da qui, dalle forze vive del Mezzogiorno, viene la possibilità di un Mezzogiorno che diventi protagonista della ripresa italiana e della ripresa europea. Abbiamo detto più volte, senza la ripresa del Mezzogiorno non c'è ripresa dell'Italia. Lo ridiciamo con forza perché l'Italia ha bisogno del protagonismo del Mezzogiorno, delle genti del Mezzogiorno, delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini del Mezzogiorno, delle istituzioni del Mezzogiorno. Da questo convegno, da questa giornata di oggi, il governo si promette di fare tesoro delle riflessioni, delle analisi, delle indicazioni che da qui verranno per la sua azione. Saluto anche, oltre che le autorità e tutti i presenti, in particolare mi piace sottolineare la presenza qui degli studenti del Liceo Linguistico Tommaso Stigliani di Matera e dell'Istituto Tecnico Pentassuglia di Matera, che ringrazio e che spero trarranno da questa giornata la convinzione delle possibilità di riscatto del Mezzogiorno e di poter pensare la propria vita di lavoro,
di rapporti familiari, sociali, qui nella loro terra, perché questo, riaprire l'orizzonte di speranza per i giovani, è un obiettivo fondamentale dell'azione del governo. In apertura mi piace dare lettura di un messaggio che il presidente emerito Giorgio Napolitano, che come sapete ha, ha lavorato a lungo, ha studiato, è intervenuto spesso sulla questione meridionale, ci ha mandato. Caro De Vincenti, ho ricevuto e ti ringrazio dell'attenzione e l'invito al convegno Mezzogiorno Protagonista, Missione Possibile, organizzato dal Ministero per la Coesione Territoriale insieme alla Presidenza del Consiglio, che si terrà il prossimo 5 giugno a Matera. Come hai certamente constatato, da tempo non partecipo a iniziative pubbliche, specie se di governo, per ragioni di discrezione istituzionale e anche di personale affaticamento. Ma desidero cogliere l'occasione per far giungere a te, ai relatori e ai partecipanti tutti, i più sentiti auguri di buon lavoro. Al tema di come affrontare il problema storico del Meridione ho dedicato, lungo molti decenni, attenzione e studio personale, attività politica, impegno in Parlamento e nei ruoli istituzionali da me via via ricoperti. Sono consapevole, come credo tutti voi, che c'è ancora da percorrere un lungo cammino, partendo dalla dura realtà di un divario storico tra il nord e il sud del paese, che ha conosciuto momenti di alleggerimento, ma poi è tornato a pesare in modo fatale sullo sviluppo dell'Italia. Apprezzo l'impegno nuovo che state rivolgendo alle istituzioni culturali, al mondo della ricerca, al patrimonio artistico del Mezzogiorno, come espressione dell'orientamento del governo Gentiloni a darsi programmi e prospettive necessariamente di medio e lungo periodo. Con viva cordialità, Giorgio Napolitano. Ecco, prendo spunto dalla finale di questo messaggio del Presidente emerito, prospettive di medio e lungo periodo. Dicevo prima che il governo si ripromette di ricavare da questa giornata di lavoro analisi e indicazioni per la sua azione concreta, per le cose che dobbiamo fare, che stiamo facendo, ma che ancor più dovremo fare. E questo naturalmente lo faremo, l'abbiamo detto fin dall'inizio, guardando ad una prospettiva che necessariamente per il Mezzogiorno deve essere una prospettiva di medio-lungo periodo, cioè gli interventi che abbiamo messo in campo, prima col governo Renzi, poi già all'inizio del mandato del governo Gentiloni e che continueremo a mettere in campo, sono naturalmente interventi che da subito cercano di affrontare nodi strutturali del Mezzogiorno e quindi hanno una prospettiva di medio-lungo periodo. Questo va al di là comunque dell'orizzonte specifico di qualsiasi governo, è il dovere del governo verso il Mezzogiorno impostare interventi che da subito affrontano nodi della situazione meridionale, ma proprio perché sono nodi che ci trasciniamo dietro da tanto tempo, non può che essere una impostazione che apre al Mezzogiorno una prospettiva di medio-lungo periodo. Questo è il nostro dovere, questo noi lo facciamo, indipendentemente da qual è la durata di questo come di altri governi. Naturalmente questo governo va avanti finché ha la fiducia del Parlamento, la durata della legislatura dipende prima di tutto dal Presidente della Repubblica, noi, qualsiasi essa sia, noi giorno per giorno facciamo il nostro dovere. Il nostro dovere è lavorare per risolvere i problemi dell'Italia e in particolare i problemi del Mezzogiorno, che sono al centro dell'agenda del governo, come testimonia proprio la giornata di oggi, sapendo che questo è quello che noi dobbiamo fare per i cittadini italiani e per i cittadini del Mezzogiorno. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e do subito la parola al sindaco Raffaello De Ruggeri.
Prego, sindaco. Per i saluti da parte della città bellissima che ci ospita. Grazie a voi tutti presenti, grazie al Ministro De Vincenti, al Presidente della nostra Regione e a quanti sono oggi qui. Io porto a questa conferenza il saluto delle donne e degli uomini della mia città e anche a voi la testimonianza di quello che è avvenuto qui, in questo luogo. Dopo la designazione di Matera capitale europea della cultura, qualcuno ha scritto e ha detto: se ce l'ha fatta Matera, ce la può fare l'Italia. È stato così ribaltato il concetto di un mezzogiorno al traino della nazione, quale irresolubile zavorra storica del paese, per riconoscere che da Matera possa e debba partire una visione profetica per l'Italia. Questa è la responsabilità e il compito oggi attribuiti al sindaco che vi sta parlando e anche a voi tutti che siete qui riuniti per restituire al Mezzogiorno d'Italia la concreta dimensione di un vincente progetto politico. Perché Matera? Perché questa città ha dato prova di una capacità rigeneratrice, frutto della cultura e delle idee poste in posizioni di comando. Infatti la cultura ha rappresentato il fattore essenziale nella crescita della nostra società, consapevoli che il livello della cultura si è sempre rivelato il livello nevralgico di ogni trasformazione sociale. Sono state queste consapevolezze a ritmare la lunga marcia di Matera da luogo di subalternità a capitale europea della cultura, perché il patrimonio culturale ha funzionato come motore educativo. Negli anni 50 il cuore di Matera, i Sassi, era considerato una spenta memoria incapace di trasformarsi in lievito di nuovi messaggi e di produrre nuova storia, un girone infernale da cui trasferire i suoi 15.000 abitanti. La rigenerazione di questo luogo, il passaggio dalla vergogna all'orgoglio di appartenenza, dalla rassegnazione al protagonismo civico, sono state le tappe di questa evoluzione culturale. Una lunga marcia per riconquistare la rimossa dignità e per dare ai cittadini il senso di missione, individuando nella identità storica di Matera il ruolo della città per il suo sviluppo. Questa straordinaria rendicontazione sociale del patrimonio culturale ha espresso un risultato sorprendente. A Matera la questione culturale è divenuta una grande questione politica, cioè l'adesione sentita della comunità nella responsabilità di costruire il futuro della propria polis, avendone registrato le qualità valoriali della unicità e della universalità. Per questo, a Matera, la storia del luogo non è una memoria da contemplare, bensì un valore territoriale da esaltare, perché è in grado di costruire un inedito e moderno sistema di sviluppo. Con questa tensione, con fatica, attraversando le paludi insidiose del groviglio normativo che quotidianamente rallenta la nostra azione, vogliamo costruire il modello di un mezzogiorno che funziona, che non si lamenta, che, rifuggendo da rassegnazioni e fatalismi,
esprime i valori di un vincente meridionalismo. In questo senso Matera non può trovare acquiescenza nelle variopinte luminarie del palcoscenico ludico del 2019, ma ha bisogno di motori energetici in grado di alimentare nel tempo i fattori economici di uno sviluppo stabile e sostenibile. Il 2019, non come traguardo, ma come conquistata opportunità, perché Matera, oltre che attraente, diventi attrattiva per imboccare un vero percorso di sviluppo. Questa è la missione possibile di Matera. Potremmo dare alla città, con le risorse acquisite, circa 170 milioni di euro, e qui devo ringraziare il governo nazionale e il governo regionale, e in particolare nelle figure del ministro De Vincenti, prima come sottosegretario e oggi come ministro, che ci è sempre stato vicino, e la regione con la sua totale adesione e disponibilità ai nostri progetti, potremmo dare alla città, con le risorse acquisite, una qualità urbana e una qualità sociale. Ma se non creeremo una qualità economica, il vestito europeo indossato nel tempo diverrà logoro e consunto. Come è stato scritto, la sfida di Matera è quella di costruire un processo di sviluppo bilanciato e durevole. Bilanciato perché non limitato al turismo e alle attività creative, ma legate anche al rilancio delle infrastrutture, e qui c'è sempre il dolente motivo storico della ferrovia, dell'energia, anche se quella dello Stato ha trovato finanziamento nella legge di stabilità, grazie anche all'impegno diretto del nostro parlamentare onorevole Maria Antezza, dell'energia, dell'industria leggera, dell'agroalimentare e della logistica integrata. Durevole perché non può limitarsi all'appiattimento e all'appuntamento culturale, ma deve inserirsi in un piano strategico di sviluppo che duri nel tempo e che candidi in Matera la Basilicata e le aree contermini ad area di convenienze localizzative di strutture produttive. La sfida è di creare le condizioni per far diventare l'appuntamento di Matera 2019 un vero e proprio catalizzatore per la rigenerazione economica e culturale del territorio, così da attrarre investimenti connessi ad altri settori. In questo senso stiamo lavorando perché i vicinati contadini si trasformino in vicinati digitali, perché Matera nel prossimo 2018 si è servita dalla banda ultralarga, perché Matera esprima proprie vocazioni nella produzione della nuova generazione della telefonia 5G, perché Matera utilizzi coerentemente la scelta nazionale e europea, e le recenti notizie di stampa ci confortano, di zona economica speciale, attrezzando la individuata piattaforma logistica come un tessuto di relazioni vitali, politiche, sociali e economiche. Il tragitto verso Matera 2019 va realizzato con progetti ad alto contenuto di innovazione, che permettano la creazione di ambienti in cui è possibile sperimentare nuovi modelli di sviluppo urbano, sociale e imprenditoriale. Sono sfide che non si esauriscono nei confini della città o della regione, ma proprio per il loro respiro totalizzante riguardano l'intero Mezzogiorno. Questa proposizione, questa testimonianza porta a connettere le potenzialità territoriali in una progettualità pianificata
e potrà essere ispiratrice della obbligata visione sistemica del Mezzogiorno, condizione essenziale e strategica per il suo sviluppo e della stessa nazione. Non vi è una visione localistica nella nostra stimolante missione, ma solo il dovere di contribuire con l'esempio all'obbligato tentativo di superare la mancata unificazione economica del nostro Paese. È la ragione di questa assise, di questa conferenza. È la missione e l'aspirazione di quanti, in modo intransigente, sapranno rispondere alla inquietante domanda di Guido D'Orso. Esistono 100 uomini d'acciaio col cervello lucido e l'abnegazione indispensabile per lottare per questa grande idea? Non possiamo arrenderci. Non possiamo languire per asfissia di futuro. Le vicende di questa città ci confortano perché portatori di un senso profondo di missione. Perché, cari amici, come canta Francesco De Gregorio, De Gregori, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere. Buon lavoro. Adesso i saluti istituzionali del Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella. Grazie, mille volte grazie, Ministro De Vincenti. A te, alla tua squadra, preziosissima, lasciatevelo dire, da un amministratore che si cimenta quotidianamente con le sfide anche più inedite, più difficili che questo tempo ci consegna, e complimenti al Governo nazionale per una doverosa ma non scontata attenzione al Mezzogiorno d'Italia, oltre che al Paese tutto. Non più tardi di qualche settimana fa noi abbiamo registrato la visita ministro del G7 sull'economia in Matera. Non più tardi di una settimana fa, proprio con la sua, la tua persona, abbiamo scritto un'ulteriore pagina importante all'interno del Forum nazionale sulle aree interne. E quotidianamente all'interno di una programmazione più ampia abbiamo provato a declinare strategie con conseguimento significativo di avanzamento per il Mezzogiorno, per il Paese, per il Mezzogiorno e per la nostra Regione. E voglio approfittarne per ringraziare gli uomini di governo che vedo in sala, di questa regione e non di questa regione. E a prescindere dal colore, per lo sforzo che tutti insieme provano con noi a mettere in campo per che questo Paese possa, come sta dimostrando di fare, riprendere la sua marcia. E un ringraziamento ad un parterre d'eccezione, ai giovani studenti, agli uomini delle istituzioni, i prefetti di Potenza di Matera, la rettrice dell'università, gli uomini di cultura che sono intervenuti, il sindaco della città capoluogo e il sindaco ovviamente della città meravigliosa che ci ospita.
E ai saluti tre riflessioni velocissime. La prima, non v'è dubbio che c'è un approccio diverso dalla classe dirigente, per consapevolezza e per maturità politica, nell'affrontare un tempo difficile, complesso, in cui la competizione globale merita accelerazione sul fronte delle riforme e una comunicazione troppo leggera e spinta e forse anche troppo veloce non sempre fa giustizia della verità e dello sforzo che si compie. Siamo passati da un'idea del regionalismo fai da te fallito negli anni trascorsi ad un'idea di un protagonismo delle regioni diverso perché incrocia per merito e metodo sinergie importanti con il governo nazionale, che indirizza, che stimola, che segue, che guida, che rappresenta lo sprone perché si velocizzi la spesa dopo averla condivisa, socializzata e averla inserita all'interno di una visione. L'esperienza del patto per il Sud è esattamente questa. Partita col governo Renzi e con l'allora sottosegretario De Vincenti, proseguita con il governo Gentiloni, con il ministro De Vincenti, rappresenta esattamente la cifra di una nuova consapevolezza e di un nuovo approccio della classe dirigente che prova dal governo nazionale ai governi di periferia, di territorio, regionali e fino alle autonomie locali a trovare sintesi virtuosa all'interno di una visione condivisa. Il secondo, non v'è dubbio che c'è un nuovo fecondo fermento per il ruolo strategico che il Mezzogiorno d'Italia deve e può recitare. Non v'è dubbio, si palpa, si percepisce. Non è la semplice declinazione spot che in una legge di stabilità possiamo provare ad inserire. E questo fecondo fermento per questo ruolo viene recuperato tutto intero da chi interpreta nelle regioni la funzione di guida. Vedo Mario Oliverio che saluto affettuosamente. Ed è una funzione di guida che prova a recuperare una prospettiva per questo grande luogo che noi chiamiamo Mezzogiorno d'Italia, che va oltre il perimetro delle singole regioni e che prova nella concertazione a disegnare, ad essere, a proporsi per il Paese e soprattutto per l'Europa un valore aggiunto, una opportunità, non una criticità. Perché sappiamo esattamente che il Mezzogiorno d'Italia è la porta d'Europa, è il luogo che guarda e dialoga più da vicino con Africa e con Asia. E comprende questo luogo, Mario, che può giocarsi una sfida straordinaria se insieme al governo nazionale lo si individua come grande piattaforma logistica per l'intera Europa, come hub culturale e di turismo avanzato, come cerniera della interculturalità, come luogo molto ampio in cui si scrive una cifra avanzata sulla integrazione e sull'accoglienza. Ci sono cinque ambiti molto significativi che possono rappresentare, diciamo, la cifra più avanzata della scommessa e della sfida inedita per questa nostra terra, che non è soltanto più segmentata in una sorta di fai da te che è fallito, ma che proietta invece tensioni e passioni all'interno di una condivisione più ampia,
Il mio paese è il mondo, il mio paese è sicuramente l'Europa competitiva nel mondo e il mio paese non è soltanto la regione Calabria, la regione Basilicata, ma è la capacità di stare insieme e di creare condizioni di miglioramento della qualità della vita perché questa terra possa servire ed essere funzionale non solo a se stesso ma a un paese intero. E molti sforzi sono stati fatti e compiuti dalle singole regioni, dal governo nazionale, nella programmazione e anche in un tempo difficile, complesso, in cui le riforme che non vanno necessarie, che non vanno di pari passo al consenso, hanno diritto di cittadinanza prioritario rispetto alla ricerca spasmodica del consenso come un tempo. E c'è bisogno in questo momento difficile per recuperare e raccogliere questa sfida e questa scommessa dell'impegno di tutti, non soltanto degli eletti, della politica come rappresentata istituzionalmente. C'è bisogno dei giovani, dei ragazzi, c'è bisogno della scuola, della famiglia, c'è bisogno dei corpi intermedi, del mondo del volontariato, dell'associazionismo, c'è bisogno del mondo datoriale che è qui anche oggi rappresentato ai massimi vertici, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno di idee, di valorizzazione di proposte, di condivisione, di sprone, di stimolo, e del mondo sindacale, quando viene meno in una società come la nostra il ruolo fondamentale ponte dei cosiddetti corpi intermedi, viene messa in difficoltà, in criticità assoluta la tenuta sociale di questa nostra terra, di questo nostro paese. E allora cosa fare concretamente? Mi piacerebbe dire: continuiamo a lavorare, Ministro, come stiamo facendo, irrobustendo gli investimenti sulle infrastrutture più significative, se la visione è quella che abbiamo provato a condividere e che abbiamo velocemente declinato. Proviamo a dire: mettiamo più velocità amministrativa nella realizzazione dei nostri sogni, delle nostre, rendiamole più concrete queste nostre visioni, queste nostre opzioni di sviluppo. Proviamo a consegnarle ai cittadini, facciamo cogliere in loro, che sono un po' più distanti da noi, la concretezza di una politica che è quella del fare, che ha le idee chiare, che rifugge dal qualunquismo, che prova ad affrontare i problemi, non volge lo sguardo altrove quando c'è da affrontare e da sciogliere un nodo, che prova a dire che gli steccati di un tempo vanno abbattuti, che c'è bisogno di una maggiore coralità, di più comunità, di più unità, e proviamo a dire che forse c'è bisogno anche di irrobustire quel tratto di presenza forte dello Stato. E quando parlo dello Stato parlo dei servizi avanzati, parlo della sicurezza e parlo della scuola. Proviamo sostanzialmente a declinarla così e proviamo a dire anche che se, e concludo, anche questa regione ha dimostrato in questo tempo di poter declinare numeri positivi. Dal meno 4%, dal meno 4 sul PIL passiamo al più 5,5. Non può bastare, Mario, per dire questa regione ha raggiunto la qualità della vita per i propri cittadini. Abbiamo bisogno di rendere stabile quella crescita, ma soprattutto di continuare a irrobustire il tratto che fa lievitare il fermento culturale, non solo l'economia della cultura, ma l'acquisizione di consapevolezza, di sapere. Ecco perché la scuola, la formazione e la vicinanza tra le istituzioni e i giovani. Molte cose non si conoscono, molte cose non siamo in grado di narrarle in maniera giusta, molte cose sono preda di una facile e veloce comunicazione. Noi vogliamo continuare a lavorare per il Paese e con il Paese, perché è patrimonio di tutti, come Matera è patrimonio non solo della Basilicata, ma dell'intero Paese, Italia, dell'Europa e del mondo. E se prima eravamo Cenerentola, questo luogo è diventato oggi il luogo sul quale tanti riflettori, grazie al Ministro De Vincenti, grazie alla sua squadra, grazie al Governo Renzi e Gentiloni, che proviamo a collocarlo nell'attenzione mondiale. E dunque la Basilicata
prova, diciamo, a recuperare nella sua programmazione insieme alle altre regioni i grandi vettori di sviluppo, la smart specialization, i settori attraverso cui possiamo provare a coniugare innovazione, ricerca e sviluppo. L'automotive e l'aerospazio ne sono un esempio in Basilicata, che va potenziato, va fatto conoscere, come la estrema azione sulla digitalizzazione va fatta conoscere. Una regione che per l'80% entro il 2018 avrà quella straordinaria autostrada che si chiama banda ultralarga, attraverso cui far passare una serie importantissima di servizi e di informazioni. E allora è la regione di un agroalimentare di qualità che prova a vincere le difficoltà del tempo, di una globalizzazione a volte che desertifica, che farebbe impallidire anche i più autorevoli e robusti imprenditori di settore. È sostanzialmente una regione che prova in questi anni a enucleare e a consegnare sfide importanti sulla risorsa energetica e sulla risorsa acqua. Anche su questo c'è bisogno di una nostra condivisione con le regioni del Mezzogiorno d'Italia e di un'accelerazione. E c'è bisogno anche sul versante delle risorse energetiche di una maggiore responsabilità e coralità di tutti. Non vedo Michele, ma con Michele tanto il tema del, con cui ne abbiamo discusso, tanto il tema, il responsabile, il rappresentante della Regione Puglia, tanto il tema dell'acqua, quanto il tema delle risorse energetiche sono argomenti che devono necessariamente interessare entrambe le regioni e più complessivamente il Paese Italia. E allora, questa regione, come le nostre regioni, devono diventare sempre più luogo laboratorio di buone pratiche, di collaborazione, di elaborazione, di realizzazione, un luogo capace di non cedere al populismo, capace di stare sul pezzo, capace di lottare, capace di prendersi anche le non gratificazioni di questo tempo, ma di continuare a lavorare e non cedere mai alla paura, ma affrontare in questo luogo con coraggio e con responsabilità le sfide del nuovo mondo. Grazie. Grazie Presidente, grazie Sindaco. Allora, cominciamo i nostri lavori, entriamo nel merito delle nostre sessioni. Coordina i lavori della mattinata Dario Di Vico, non c'è bisogno di presentazioni per Dario Di Vico, ma comunque mi piace ricordare che è inviato del Corriere della Sera, è un giornalista, è un economista che lavora, analizza, riflette con grande attenzione sulla realtà economica del nostro Paese e del Mezzogiorno, e quindi credo che nessuno meglio di lui può coordinare questi nostri lavori di oggi. Aggiungo solo per correttezza, purtroppo Lucio Caracciolo non potrà essere con noi oggi per cause di forza maggiore, si scusa moltissimo. Naturalmente faremo avere poi ai partecipanti le slide dell'intervento di Lucio Caracciolo, e poi analogamente oggi pomeriggio Alessandro Barbano non potrà essere con noi, anche lui si scusa, ma un imprevisto lo ha bloccato, e quindi Dario Di Vico avrà il compito di coordinare anche la sessione del pomeriggio. Oggi, insomma, Dario Di Vico è il nostro punto di riferimento per i nostri lavori. Dario, tocca a te. Grazie, buongiorno. Il ministro De Vincenti è coraggioso, prenderà 2-3 querele dalle principali facoltà di economia del paese, ma le sfiderà. Io sono venuto qui oggi con molta curiosità, devo dire francamente, perché
insomma, non è facile anche per un governo istruire una discussione sul Meridione. È una di quelle discussioni che in genere si tendono ad evitare, come per noi giornalisti. Ti dicono fai un pezzo a che punto il Meridione, dice no, ma c'è a Londra, sta succedendo quello, nel Pakistan quest'altro. È un tema complicato e quindi è un convegno in qualche maniera coraggioso ed ambizioso. È anche coraggioso perché si mischiano due cose. In genere un governo quando va nei territori dice cosa sta facendo e si aspetta gli applausi più o meno programmati. Oggi mi sembra che convivano due filoni. C'è il governo che racconta cosa vede e cosa fa, ma poi sul palco ci saranno studiose e studiosi, imprenditrici e imprenditori, donne e uomini di cultura che diranno anche loro cosa vedono e cosa fanno. Quindi i due livelli di lettura si mischieranno e anche questo è un segno di coraggio. Sottolineo solo una cosa, il riferimento al femminile e il maschile non è un omaggio al politicamente corretto. Io vivo in una città come Milano, che tutti celebriamo come frizzante, ma se è frizzante molto è determinato dalla novità del protagonismo femminile. Sarebbe lungo parlarne, però è un elemento che il giorno che noi potremmo dire che è un fenomeno analogo si riscontra quantitativamente, perché qualitativamente sicuramente c'è, anche nel Mezzogiorno sarà parte di quella auspicata rinascita e riduzione del divario che tutti volete. Invito qui sul palco i primi tre relatori, una regola d'ingaggio. Come si dice nei film, c'è tanta trama in questa mattinata, quindi dovrò essere piuttosto categorico nel rispetto dei tempi. Amedeo Lepore, dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, se può salire sul palco. Alessandra Staderini, capo della divisione analisi territoriali di Banca Italia. Guido Melis, dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Grazie. Allora, noi iniziamo. Le regole sono massimo 20 minuti, io dovrò farli osservare, e poi per usufruire del vantaggio del microfono a fermo, diciamo, ci si alternerà in questa postazione. Allora, l'onere di iniziare è a Amedeo Lepore, avevo già detto che viene dall'Università degli Studi della Campania. Il tema del suo speech fa tremare i polsi a chiunque, la storia del divario del dopoguerra. Sì, è scritto così. Grazie. Beh, la storia del divario è una lunga storia, è una storia che inizia con l'unificazione italiana, quando l'Italia, al pari della Germania, in ritardo raggiunge questo traguardo, ma a differenza della Germania che è riuscita ad avere un'unificazione economica già negli anni 30 con un'unione doganale, l'Italia, secondo Saraceno, rimane un paese dalla mancata unificazione economica. Il lungo cammino di questa storia può essere riassunto da questo quadro, che è un cammino importante per l'Italia, perché è un cammino nel quale gli indicatori di benessere e il confronto con i paesi avanzati mostrano gli enormi progressi compiuti dal paese. Tra difficoltà lungo una strada irta, ma un paese che si era presentato a questo appuntamento come un'economia tradizionale di antico regime. E per questo ci si è interrogati sul fatto se il divario fosse iniziato con l'unificazione o preesistesse. Alcuni studiosi come Richard Dechaus hanno sostenuto sulla base di dati statistici concreti che il divario fosse già attorno al 20% all'epoca dell'unificazione. Stefano Fenoaltea ed Emanuele Felice hanno confermato questa analisi con dati differenti e Vittorio Daniele e Paolo Manalima hanno parlato di un divario attorno al 10% del PIL tra il nord e il sud. Ma questi dati sono dei dati confutabili, perché di scarso significato, perché il sud a quell'epoca, come il resto dell'Italia, non era ancora un paese che aveva vissuto la sua rivoluzione industriale. Era un paese appunto di antico regime. Ed è in questa fase che nasce una riflessione sui problemi del Mezzogiorno. Innanzitutto partendo dalla questione sociale, dalla questione agraria,
ma poi passando attraverso il meridionalismo classico al tema della messa in evidenza dell'arretratezza civile e sociale del Sud. E solo più in avanti, con il pensiero di Nitti e con il nuovo meridionalismo di Pasquale Saraceno, che si mette in evidenza invece, al contrario, l'esigenza di mettere la convenienza a investire creandola soprattutto all'interno dell'industria. Nel corso della lunga storia unitaria è emerso come da una normale eterogeneità territoriale si sia passati a una vera e propria questione meridionale, come la principale questione italiana. Giustino Fortunato diceva che l'Italia è il regno della discontinuità, ma tutto questo fa parte di un'evoluzione che, se sulle origini del divario vede opinioni differenti confrontarsi, invece trova una notevole concordanza sulla dinamica del divario. E se noi guardiamo a queste immagini, vediamo come il PIL pro capite del nostro paese sia cresciuto soprattutto in epoca recente, proprio perché l'Italia ha conosciuto il ritardo, è stato un paese last comer. E dal 1861 noi possiamo vedere, se guardiamo al divario in quanto tale, alla fine del secolo una fase di graduale divaricazione dei tassi di crescita si comincia ad avere, che poi diventa sempre più intensa con lo svilupparsi dell'Italia. E la più intensa industrializzazione del nord-ovest è bilanciata in negativo da una condizione di follower passivo del sud. Nel corso del fascismo, se guardiamo anche all'andamento di questo divario, i valori del PIL pro capite vanno al di sotto della media nazionale. Durante la guerra il divario si acuisce ancora di più per lasciare l'Italia al momento della ripresa post bellica con un divario che vede un distacco del nord e del sud pari al 53% solamente del PIL pro capite del sud rispetto a quello del nord. E qui inizia la nostra storia, la storia cioè degli ultimi anni, degli ultimi 70 anni, che è una storia importante perché se noi diamo uno sguardo all'Italia del dopoguerra, guardiamo la straordinaria energia che ha connotato la ricostruzione e poi lo sviluppo del nostro paese, e vediamo anche come in un periodo particolare, quello del dopoguerra, si sia costruita l'Italia dell'oggi e si sia avuto l'unico periodo di convergenza tra tante divergenze che l'Italia ha vissuto dall'unità fino ai nostri giorni. L'andamento mostra del paese negli ultimi 70 anni una chiara divergenza, con questa netta inversione di tendenza tra gli anni 50 e gli anni 70. E dopo 70 anni il Mezzogiorno resta un'area in ritardo di sviluppo rispetto al resto dell'Italia, con la conferma di una questione meridionale, ma al tempo stesso un'Italia che è consapevole che un periodo di recupero c'è stato e che oggi ci sono le condizioni per ricominciare quella strada, che in parte è già stata ripresa. Ma soprattutto l'Italia è consapevole che ha fatto degli enormi passi in avanti e quindi un paese più moderno, anche se mantiene al suo interno questo divario molto forte. Il periodo tra il 1951 e il 1973 rappresenta il principale e l'unico ciclo di convergenza tra le due macro aree italiane. Il recupero nei confronti delle economie europee da parte del paese nel suo complesso si è intrecciato contemporaneamente con la convergenza delle regioni meridionali con quelle del nord, un fatto unico. Il tasso di crescita medio è stato nel sud ogni anno pari al 5,8% in questo periodo, rispetto a quello del nord che era del 4,3%. Il divario si è ridotto in questo quarto di secolo, durante la Golden Age, di 7-8 punti, passando in termini di PIL pro capite a prezzi correnti dal 52,7% del 51 al 61% del 73. E c'è da dire che la fortissima emigrazione ha anche contribuito alla dinamica positiva del prodotto pro capite. Però c'è un anno chiave. Quest'anno chiave è il 57, che è un anno di svolta. È l'anno in cui si avvia il processo di integrazione europea con i trattati di Roma
ed è l'anno in cui inizia il processo di industrializzazione del Mezzogiorno da parte della Cassa. Nel rapporto sulla situazione economica italiana, Pasquale Saraceno, che lo aveva predisposto per la Commissione della Comunità Economica Europea, quindi come posizione caratterizzante del nostro Paese, aveva messo in stretta correlazione il processo di industrializzazione del Sud e la dinamica della nuova frontiera continentale, la dinamica dell'integrazione europea. E l'Italia in quel periodo riuscì ad avere una doppia convergenza verso l'Europa e al suo interno, dal Mezzogiorno verso il resto del Paese. Noi abbiamo la Cassa per il Mezzogiorno, che rappresenta il vero punto di svolta insieme alla riforma agraria di quegli anni, un ente pubblico dotato di forte autonomia, di 1.000 miliardi di lire nel momento dell'inizio dell'attività. La Cassa per il Mezzogiorno era stata proposta dalla Svimez nel 1948 come ente per stimolare il processo di sviluppo del Mezzogiorno. Realizzato proprio dalla DC e trasmesso nelle sale parrocchiali o nelle piazze di provincia. Due amici si lamentano per le tasse destinate al Sud. Esposito, vedi dove vanno a finire le nostre tasse? La Cassa del Mezzogiorno. Che cosa pensi che sia? Aiuti a quei pigri terroni. Hai proprio ragione. Ma poi, la notte, il protagonista ha un incubo. Sogna di essere diventato contadino, di vivere in una misera casa insieme con la capra, la moglie, i figli e persino un maialino. Tra tanti disagi e difficoltà, riesce a capire l'utilità dei fondi per il Mezzogiorno. Dopotutto la Cassa del Mezzogiorno fa delle cose veramente buone per i contadini. Gente come noi dovrebbe cercare di capire le condizioni di vita di laggiù. Stai a sentire qui e comprenderai che cosa significa tutto questo non solo per i contadini, ma per te, per me, per tutti noi. Questa immagine è molto chiara. È un modello che vale per l'intero sviluppo italiano, che è stato promosso dall'Italia ma anche dalla Banca Mondiale. Le istituzioni pubbliche non facevano affidamento su una semplice crescita della domanda aggregata, come è successo negli anni della preindustrializzazione, ma puntava sulla diffusione di investimenti produttivi per la modernizzazione del sistema economico e sociale del Mezzogiorno. Si trattava di uno singolare keynesismo dell'offerta, nel quale diventava di fondamentale importanza la formazione del capitale industriale, altro che modernizzazione passiva. Un modello teorico originale che aveva visto al suo centro la Banca Mondiale e le strategie di sviluppo. La Banca Mondiale ne aveva fatto un prototipo per la sperimentazione di interventi volti a superare arretratezza e sottosviluppo territoriale. Si trattava di un indirizzo interventista, ma non statalista, in cui, riferendomi alle cose che ha detto il Ministro De Vincenti, veniva in primo piano il ruolo del medio-lungo periodo, come nel pensiero di Keynes. E tre erano le ragioni che hanno portato la Cassa per il Mezzogiorno a raggiungere dei risultati straordinari. Tre grandi condizioni favorevoli: il contesto internazionale, la reciprocità di interessi tra il nord e il sud, non solo in termini di sbocchi di mercato, ma anche in termini di divisione e complementarietà del sistema produttivo, e il riscatto del Mezzogiorno in quanto tale, che era in grado di sfruttare queste opportunità. All'interno di una triangolazione di interessi tra gli Stati Uniti, l'Italia e il Mezzogiorno. Si trattava di quel big push che aveva preparato Rosenstein Rodan, che i prestiti della Banca Mondiale accompagnarono tra il 1951 e il 1965 con circa $400 milioni. Si trattava di quello che Saraceno aveva, richiamando Beneduce e Nitti, detto uno Stato in grado di organizzarsi come l'industria privata. La stessa idea che aveva avuto Roosevelt della Tennessee Valley Authority. Nel ventennio d'oro della Cassa per il Mezzogiorno noi abbiamo dei risultati straordinari, un mutamento notevole, il miracolo economico e la straordinaria performance delle regioni meridionali. Tra il 61 e il 71 gli investimenti industriali del Mezzogiorno crebbero di 2,5 volte. Il sorpasso nei ritmi di crescita delle regioni meridionali era avvenuto in corsa, durante un ciclo espansivo e con il consolidamento dell'intera economia nazionale. Un grande balzo
in avanti e l'industria era in primo piano in questo quadro. Il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, professor Gabriele Pescatore, presenta ai giornalisti una serie di monografie che illustrano l'opera svolta dall'ente durante i primi 12 anni di attività. Tra l'altro, il professor Pescatore ricorda che la Cassa ha approvato progetti per oltre 1.791 miliardi, ultimando opere per oltre 1.295 miliardi. I lavori eseguiti o in corso di attuazione hanno richiesto complessivamente 291 milioni di giornate lavorative. Nell'ultimo decennio il reddito netto prodotto nel Mezzogiorno si è raddoppiato. Ecco qua la Cassa per il Mezzogiorno che si presenta con un'esperienza ultradecennale e tutto è stato programmato e ha dato dei risultati di cui probabilmente qualche cifra ce la può dire il Presidente della Cassa. È difficile scegliere tra le tante cifre quelle che veramente riescono a dare il quadro preciso dell'intervento della Cassa. Dai 250 milioni di giornate lavorative al raddoppio del reddito che si è compiuto in 10 anni, alla costituzione di quasi 500 cooperative tra produttori e lavoratori e poi gli interventi per l'industrializzazione che speriamo siano veramente determinanti. E queste sono le spese della Cassa in quanto tali che hanno contribuito, come si vede da questo grafico, non solo alla promozione di un diverso Mezzogiorno ma anche al miracolo, al boom economico italiano. Purtroppo questo periodo ha un termine dovuto soprattutto all'inizio degli anni 70, oltre che a una congiuntura internazionale, anche a una nascita non proprio felice delle regioni che poi hanno cercato di riscattare in parte questo loro ruolo e al tempo stesso all'intervento diretto della politica nella gestione di questo ente che invece avrebbe dovuto mantenere il ruolo di una tecnostruttura. Negli anni 70 vi è la svolta negativa, determinata dalla situazione internazionale, ma anche dalla caduta di un modello che è imperniato sull'industria di massa, il modello post-fordista, e alla scelta che si fa in Italia della perpetuazione di un assetto economico e industriale che ha arrestato lo sviluppo del Sud e ha riaperto il divario. Il divario si riapre tornando al 57% nel 73-74, al 58% nel 91%. Al condizionamento degli eventi generali, l'inconvertibilità del dollaro, le crisi petrolifere, l'incremento del debito pubblico, ci sono stati nuovi elementi che si sono aggiunti. Una ristrutturazione conservativa dell'apparato industriale, il declino dell'industria pubblica e l'avvio del Washington Consensus, che anche in Italia ha avuto il suo peso. Ai termine di questo periodo si avvia la globalizzazione, in un mondo che cambia, si abbandona l'intervento straordinario, addirittura si passa dalle aree depresse a quelle in declino, quindi diffondendo l'intervento in tutto il paese, e si sviluppa una strategia sbagliata basata sulla crescita locale, con l'impiego a pioggia delle risorse e ritorno a un'intermediazione impropria che ha penalizzato il nostro paese, che ha dato un'immagine del Mezzogiorno di sprechi e che ha motivato anche la nascita della questione settentrionale. Avviene però che nella seconda metà degli anni 90 il Mezzogiorno si agganci al ciclo positivo di quel periodo, ne segue una lieve ripresa della convergenza che nel periodo dell'ingresso dell'Italia dell'euro, diciamo, si arresta perché il rischio della causazione circolare cumulativa di Myrdal si avvera. E mentre le altre regioni europee in ritardo di sviluppo tendono a convergere verso la media dell'Eurozona, il Mezzogiorno non riesce a recuperare il terreno e continua a registrare un processo di internazionalizzazione molto lento. E poi c'è il periodo della crisi che ha colpito particolarmente le regioni del Sud, ma che ha visto anche una pericolosa convergenza al contrario tra il Nord e il Sud, una convergenza nella crisi. L'Italia intera è stata in una condizione regressiva e di declino e solo nell'ultimo periodo abbiamo visto dei momenti e degli spazi di cambiamento. Mancanza di politiche industriali ordinarie, adeguate alle esigenze, scomparsa con la fine dell'intervento straordinario e con l'avvento della nuova programmazione di una prospettiva che ha penalizzato il Sud e l'intero Paese. Tuttavia, a partire dall'ultimo periodo si è avuto un cambiamento, questo è il grafico che riguarda il periodo della crisi, si è avuto un cambiamento che ci consente di arrivare a una conclusione che credo possa indurci a qualche ragionamento maggiormente ottimistico. L'Italia è profondamente cambiata in 70 anni, tuttavia
nessun paese ha oggi in Europa un divario economico e territoriale tanto profondo come l'Italia. Se guardiamo la mappa della Commissione europea ce ne rendiamo conto. Questa è la mappa sull'allocazione dei fondi di sviluppo che indica chiaramente questo ritardo. C'è bisogno sempre di più di una nuova strategia nazionale ed europea per il Sud. Il Mezzogiorno deve essere il protagonista del suo riscatto, deve essere in grado di fare sistema e di creare attraverso gli elementi nuovi che si stanno determinando le basi per il suo sviluppo. Le quote di partecipazione del Sud alle principali interventi nazionali si stanno accrescendo, in particolare alcuni di questi interventi strategici come quelli di politica industriale. Con la clausola che ha introdotto il governo del 34% delle risorse ordinarie a favore del Sud si dispone la quota delle spese in conto capitale riservata alle regioni meridionali con un forte effetto perequativo. La Svimez a questo proposito ha calcolato che se si fosse superato il divario tra il 2009 e il 2015, gli anni della crisi, il Sud avrebbe dimezzato le sue perdite, passando dal meno 10,7% al 5,4%, almeno 5,4% e salvando 300.000 posti di lavoro. Io credo che i segnali di novità che emergono anche dal rapporto Svimez dell'anno scorso non sono solo di carattere congiunturale. Abbiamo iniziato una difficile ripresa, ma l'abbiamo iniziata. I patti per lo sviluppo delle regioni meridionali, il coordinamento delle politiche di coesione sotto un solo ministero, l'Agenzia per la coesione, il coordinamento unitario di queste politiche e anche questi dati che vengono non solo sul PIL, ma sulla riduzione del divario e sull'aumento delle esportazioni manifatturiere ci inducono a riflettere. Bisogna proseguire su questa strada e credo che il decreto sul Mezzogiorno che il governo sta per approvare può servire anche a rafforzare questo cammino. C'è un premio Nobel dell'economia che ha detto che la convergenza è inevitabile. Questa, secondo Spencer, è l'ora della convergenza, dato che le asimmetrie fra paesi avanzati e paesi in via di sviluppo si stanno riducendo. Se noi avessimo risolto la questione meridionale, anche qui c'è una tabella, un grafico della Svimez che ce lo mostra, se avessimo avuto una crescita allo stesso livello, lo stesso tasso di crescita del centro-nord, l'Italia, anziché essere al quart'ultimo posto in termini di PIL pro capite, sarebbe stata al quarto posto. Ora io credo che questa iniziativa del governo, che richiama un'altra importante iniziativa, una conferenza per il Mezzogiorno di molti anni fa, nella quale ancora vivo Saraceno si affrontarono questi problemi di grande importanza, perché consente di far svolgere questi ragionamenti in un ambito di coordinamento delle strategie di ripresa e soprattutto ci rimanda al pensiero di due grandi meridionalisti lucani. Io credo che questa sia una delle chiavi di volta e la suggerisco. Da un lato l'insegnamento di Giustino Fortunato, che diceva che la questione meridionale era una questione nazionale e che l'Italia sarebbe stata quello che il Mezzogiorno sarebbe stato in grado di essere. E l'altro quello di Francesco Saverio Nitti, sull'industrializzazione del Sud come strategia fondamentale dello Stato per perseguire una prospettiva di sviluppo. Ecco, se noi parliamo di divario e di convergenze, forse ci può aiutare, e termino, una citazione proprio di Michael Spence, che ci dice che di fronte alle dimensioni della recente crisi e alla difficoltà di far ripartire l'occupazione, agli incentivi per rifugiarsi in soluzioni protezionistiche e ai rischi di conflittualità politica, sarebbe facile abbandonarsi al pessimismo. Alla fine però, quando le navi dei paesi avanzati avranno riparato le falle e grazie al nuovo dinamismo delle aree in via di sviluppo, potremo tornare a percorrere una rotta nuova e sostenibile. Sarà un mondo a più velocità, un mondo difficile da gestire, la posta in palio è alta, ma i problemi da risolvere non sono al di sopra dell'ingegno umano. E io credo che se noi recuperiamo l'ingegno umano superando un vecchio vizio alla sindrome di Meucci del nostro paese, l'Italia e il Mezzogiorno possono tornare ad essere protagonisti e a percorrere la strada che è necessario seguire. Grazie, grazie al professor Lepore. Due velocissime chiose. Mi domando, ha senso ancora usare lessicalmente il termine divario
o non dovremmo parlare oggi di disuguaglianze territoriali, non solo, diciamo, per un restyling lessicale, perché il più generale tema delle disuguaglianze è oggi al centro di una riflessione generale, e forse collocare anche il divario nord-sud dentro quella riflessione un po' ci aiuta ad avere sponde intellettuali interessate in primo luogo a confrontarsi, e poi perché ci sono delle interdipendenze che sarebbe lungo ovviamente mettere. Un'ultimissima cosa ancora, mi permetto di ricordare tra le cose che ha detto lei anche la conferenza, se non sbaglio, governo Ciampi di Catania sulle mille idee che non è sì, insomma, poi d'accordo, come si sa, tante occasioni, no? Preferisco ricordare Saraceno. Ma non era in alternativa. No, no. Perfetto. Do la parola a Alessandra Staderini, che è della Banca d'Italia e che a un certo momento, diciamo, dalla cornice che ci ha delineato il professor Lepore, ci porta alla congiuntura, sì, presumo. Sì. Grazie. Grazie, dottor Di Vico. Ringrazio gli organizzatori di questa conferenza, ringrazio il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Professor De Vincenti, per avermi invitato a questo importante evento. In questo breve intervento io cercherò di fornirvi un quadro il più possibile sintetico di quello che è il contesto in cui sta avvenendo la ripresa economica del Mezzogiorno in questo momento, e nel parlare della congiuntura economica parlerò anche dei noti problemi, difficoltà strutturali dell'economia meridionale, ma anche di alcuni aspetti positivi che stanno emergendo in questa fase e che rappresentano le potenzialità di crescita in questa fase dell'economia. Non so se ho capito come funziona. Eccoci. Allora, iniziamo con la congiuntura economica. Per capire in quale fase del ciclo economico siamo in questo momento, si capisce bene dalla figura che vi ho messo alla sinistra, dove ho riportato il PIL per la media dell'area dell'euro, la linea continua blu, e per i principali paesi europei, l'Italia e la linea nera. Allora, dopo due profonde recessioni, quella finanziaria del 2008-2009 e quella dei debiti sovrani del 2011-2012, siamo in una fase di espansione economica. In Europa l'espansione economica è iniziata con decisione dal 2003, l'Italia è partita un pochino più a rilento, il 2013 e il 2014 sono anni di arresto della caduta del PIL, nel 2015 è ripresa con un tasso dell'1% circa annuo, e stiamo vivendo negli ultimi mesi un rafforzamento del ciclo economico. Ce lo dicono i dati della contabilità nazionale dell'ultimo trimestre del 2016 e ce lo dicono anche i dati pubblicati dall'Istat la scorsa settimana. In questo contesto, e andiamo alla figura di destra, nel 2015 la ripresa dell'Italia ha coinvolto anche il Mezzogiorno, che per il primo anno registra un tasso del PIL positivo dopo 7 anni di calo ininterrotto. Sul 2016 non abbiamo ancora dati di contabilità nazionale sul PIL del Mezzogiorno, però che la crescita sia proseguita nel Mezzogiorno anche nel 2016 ce lo dicono inequivocabilmente i dati dell'occupazione e i dati dell'esportazione che già ci ha richiamato il professor Lepore precedentemente. Se guardiamo il grafico di sinistra, dove la linea rossa rappresenta il Mezzogiorno, le altre linee sono le altre macro aree italiane, si vede che l'occupazione nella media del 2016 è cresciuta nel Mezzogiorno dell'1,7% contro un 1,2% del centro-nord del resto del paese. Le esportazioni stanno andando molto bene, la linea rossa continua sono le esportazioni del Mezzogiorno comprensive dei derivati del petrolio, mentre la linea rossa tratteggiata sono le esportazioni dei manufatti, sempre accennate prima dal professor Lepore, e si vede che nel 2016 le esportazioni di manufatti del Mezzogiorno sono cresciute a un tasso del 7%, che è un tasso molto alto, superiore al resto d'Italia. La ripresa sta proseguendo anche nei primi mesi del 2017, non abbiamo dati hard, però abbiamo ad esempio le indagini che la Banca d'Italia fa attraverso le sue filiali regionali, e l'indagine che abbiamo condotto presso le imprese manufatturiere e dei servizi di questa primavera ci dice chiaramente che nella valutazione degli imprenditori il fatturato e gli investimenti stanno continuando a crescere nel 2017.
A darci dei segnali positivi sull'attuale congiuntura sono anche i dati che provengono dal mercato del credito. Nel grafico di sinistra ho riportato i tassi di variazione dei prestiti alle imprese, in quello di destra sono i tassi di variazione dei prestiti alle famiglie. E i grafici fanno vedere come nel 2016 si è arrestato il calo dei prestiti alle imprese e si è rafforzato quello dei prestiti alle famiglie. In entrambi i casi la linea rossa, quella del mezzogiorno, è assolutamente in linea con il resto del paese. In entrambi i casi queste tendenze positive stanno proseguendo in questi primi mesi del 2017. Quindi siamo in una fase di ripresa, la recessione sembra superata, ma abbiamo a che fare con un'eredità molto pesante. Non poteva essere diversamente, perché la crisi che abbiamo passato è stata una crisi molto pesante, ce lo ha ricordato anche il governatore Visco nelle sue ultime considerazioni finali del 31 maggio, quando ha ricordato che gli anni della recente recessione sono stati gli anni peggiori per l'economia italiana in tempo di pace. Infatti ormai ci sono molti studi che fanno vedere che le conseguenze di questa doppia recessione sono state per la nostra economia molto più gravi della grande recessione degli anni 30. Quali sono queste eredità? Per il mezzogiorno hanno voluto dire 12 punti di PIL persi, 500.000 posti di lavoro persi fino al 2015, siamo però in ripresa. Allora, gli effetti sono stati gravi per tutta l'economia italiana. Nel mezzogiorno sono stati amplificati dalla struttura produttiva di quest'area del paese e che qui ho enucleato in due punti. Sono stati intanto amplificati dal fatto che qui la recessione è durata di più, è durata 7 anni ininterrottamente, perché quest'area del paese non ha potuto beneficiare di quella ripresa temporanea del PIL che si era invece vista nel resto del paese negli anni 2010 e 2011, perché quella ripresa era legata alla ripresa del mercato mondiale di cui il mezzogiorno beneficia solo in piccola parte. L'economia del mezzogiorno è ripartita soltanto quando sono ripartiti i consumi delle famiglie e sono ripartiti nel 2014, tra le altre cose, grazie anche alle misure fiscali di sostegno al reddito in favore delle famiglie. Ripartiti i consumi, abbiamo visto di nuovo crescere il PIL anche nel mezzogiorno. Si sono amplificati gli effetti della crisi anche perché hanno inciso in un contesto di debolezze strutturali ben noto a tutti, che poi emergono in quei divari di cui ci ha parlato il professor Lepore. Parlando di debolezze strutturali, una variabile che mi viene naturale di farvi vedere, perché è una variabile che meglio di altre sintetizza la capacità di un sistema produttivo di saper produrre in maniera efficiente, è la produttività. Allora, in questo grafico, la produttività può essere calcolata in tanti modi, in questo grafico vi ho riportato il valore aggiunto per addetto, significa quanto valore aggiunto in media produce ogni lavoratore nel mezzogiorno. Voi vedete che la linea rossa del mezzogiorno è sempre stata tradizionalmente inferiore al centro-nord, ma il problema della produttività, che riguarda non solo il mezzogiorno ma tutta l'Italia, come di nuovo cito le parole del governatore Visco del 31 maggio, è un problema di bassa dinamica. Questa produttività in Italia non cresce abbastanza e i motivi, i fattori che determinano livello e dinamica della produttività sono caratteristiche che vi riporto qui nella parte bassa della slide, caratteristiche che assumono nel mezzogiorno dei valori meno favorevoli alla crescita, dipendono dalle caratteristiche delle imprese e qui non aiuta il fatto che nel mezzogiorno il tessuto produttivo sia dominato dalle piccole imprese, e dipende la produttività dai cosiddetti fattori di contesto, di cui penso che si parlerà molto nella relazione successiva, fattori di contesto, la qualità dei servizi pubblici e delle istituzioni che generalmente hanno valori meno favorevoli alla crescita nel mezzogiorno. La produttività evoca il concetto di competitività, un'economia che è produttiva riesce ad essere competitiva nei mercati internazionali e quindi riesce ad esportare. Uno dei nodi strutturali invece dell'economia meridionale è la minore diffusione delle imprese che esportano e qui ho voluto dire non è una bassa propensione dell'area ad esportare, perché ci sono imprese che esportano e esportano molto bene, è una bassa diffusione delle imprese che esportano.
Questa bassa diffusione è legata anche ai fattori di contesto. Ci sono tanti lavori, tanti studi che lo hanno misurato, questi effetti negativi dei fattori di contesto. Qui vi riporto solo un lavoro recente che abbiamo fatto in Banca d'Italia, in cui abbiamo cercato di stimare la probabilità di esportare delle imprese a parità di caratteristiche delle imprese, quindi a parità ad esempio di dimensione delle imprese. Si vede chiaramente come la probabilità di esportare dipende ad esempio dalla distanza dai mercati di sbocco, che sono i due istogrammi a sinistra della figura a sinistra, dalla qualità ed efficienza delle istituzioni, dalla dotazione di capitale umano e sociale. Sulla distanza, credo che richiamo il fatto che è vero che il Mezzogiorno è più distante dai mercati di sbocco dell'Europa continentale, però lo è certamente più vicino al Mediterraneo, quindi sarà molto interessante seguire le relazioni che mi seguiranno proprio dedicate al Mediterraneo, perché si vede chiaramente da tutti gli studi che si fanno in cui la vicinanza favorisce, è un elemento che favorisce, che aiuta la probabilità di esportare. Allora, una nota positiva però sulle esportazioni. Le esportazioni, abbiamo fatto un esercizio e l'ho riportato nella figura di destra, dove nella linea continua ci sono le esportazioni effettive del Mezzogiorno al lordo dei derivati del petrolio. La linea tratteggiata rappresenta invece la cosiddetta domanda potenziale, cioè siamo andati a misurare le importazioni nei paesi dove le imprese meridionali stanno esportando. Il confronto tra le due linee, che ci fa vedere che le esportazioni effettive sono cresciute nel 2015 e 2016 più della domanda potenziale, ci sta dicendo che nei paesi dove le imprese meridionali stanno esportando stanno conquistando quote di mercato, e quindi questo mi sembra un messaggio assolutamente incoraggiante, anche se, ripeto, le esportazioni da sole non riescono a trainare la crescita del PIL, perché pesano intorno al 10% del PIL, quando nel resto del paese pesano intorno al 30%. La crisi ha prodotto perdite, ma ha prodotto anche riallocazioni tra settori. Le riallocazioni tra settori in realtà seguono tendenze di più lungo periodo. Io ora qui le ho fotografate nel periodo della crisi e vi riporto in questa figura come sono cambiate le quote di occupazione dei singoli settori. Premesso che abbiamo detto che nel periodo considerato l'occupazione è comunque scesa tra il 2008 e il 2016 di circa il 6%, ci sono settori in cui l'occupazione è scesa di più e settori in cui è scesa di meno, per cui sono cambiate le quote. E l'incidenza dell'occupazione, che sono poi settori dove probabilmente ci dobbiamo aspettare verranno creati posti di lavoro in questi anni, sono i servizi collettivi e personali, gli altri servizi dove ci sono i servizi alle imprese, ad esempio le assistenze ai computer, è cresciuta l'incidenza delle attività legate al turismo, è cresciuta la sanità, è cresciuta l'agricoltura e i trasporti. Stanno invece continuando a scendere, e questo seguendo però delle tendenze di lungo periodo, l'industria in senso stretto. La deindustrializzazione è un fenomeno che riguarda tutte le economie avanzate, lo è particolarmente grave nel Mezzogiorno. È scesa chiaramente l'incidenza della pubblica amministrazione, ma del resto vediamo da anni di consolidamento fiscale delle finanze pubbliche. È scesa enormemente l'incidenza delle costruzioni, veniamo da anni di gravi difficoltà di questo settore. Dell'industria e del turismo dirò qualcosa subito dopo. Qui richiamo l'attenzione su un settore che riguarda i servizi personali e la sanità, che è un settore che chiamiamo della cura, dell'assistenza e della sanità, che è un settore in forte espansione non solo nel Mezzogiorno, ma in Italia, ma in tutte le economie avanzate. In Italia negli ultimi 20 anni si stima che un terzo della crescita dell'occupazione è in questo comparto, cura e assistenza e sanità. Ora questo è destinato ulteriormente a crescere, perché ci sono due forze nel mercato del lavoro che prenderanno sempre più forza, e sono la disoccupazione tecnologica. La tecnologia farà sparire delle occupazioni, dall'altro lato l'invecchiamento della popolazione. Queste due forze alimenteranno questo settore delle cura e dell'assistenza. Guardate che qui non ci sono soltanto le badanti, ci sono delle attività di impresa vere e proprie, ci sono i centri benessere, i centri di residenziali per gli anziani, c'è tutto il terzo settore che è fortemente in espansione in tutte le economie avanzate. Adesso sulla manifattura, abbiamo detto ha perso terreno negli anni
della crisi, la quota del valore aggiunto prodotto dalla manifattura è scesa sotto il 10% nel mezzogiorno, che è un po' un valore molto basso, però anche in questo contesto ci sono imprese che hanno continuato a crescere. E qui diciamo, vi ho riportato, abbiamo costruito una mappa, le abbiamo chiamate aree di vitalità, e siamo andati a vedere i dati di impresa. Due minuti. Siamo andati a vedere i dati a livello di singola provincia, all'interno delle singole province a livello di settore. Abbiamo cercato di vedere quali imprese avevano recuperato i livelli di fatturato valore aggiunto precedenti la crisi. E abbiamo riportato a livello di provincia laddove questi fenomeni erano abbastanza diffusi. I pallini verdi sono le province in cui queste imprese che hanno recuperato sono molto diffuse. I pallini blu hanno una diffusione intermedia, le province che non hanno pallini sono province in cui ci saranno anche imprese che stanno andando bene, però non hanno acquisito una rilevanza quantitativa sufficiente in base alla nostra metodologia. Cosa ci dice questo? Cosa ci dice questo grafico? Che intanto il recupero delle attività è avvenuto soprattutto nel 2014. Voi vedete che i pallini si intensificano nell'ultimo grafico, e questo è dovuto, come si diceva, alla struttura produttiva del mezzogiorno, in cui le imprese sono maggiormente specializzate nella produzione di beni che sono domandate dalle famiglie e dall'operatore pubblico, che sono andate meglio negli ultimi anni. I punti di vitalità però sono concentrati in un numero ristretto di province, sono di dimensioni contenute, tanto per darvi un'idea della dimensione di questi punti vitali, la dimensione è piccola, è un terzo degli addetti alla manifattura che vi ho detto prima già è scesa. Ora però questa mappa non ci deve dire, io non voglio dire con questa mappa che con queste imprese si fa crescere il PIL, però in questo contesto del convegno di oggi credo sia molto importante, perché ci dice chiaramente che nel mezzogiorno è possibile crescere, e ci sono imprese che lo stanno facendo molto bene, e credo che dopo ci saranno le testimonianze degli imprenditori. Velocemente sul settori, in quali settori stanno andando meglio? Vi richiamo, allora, qui li abbiamo divisi i settori per contenuto di intensità tecnologica. Il settore che va meglio di tutti ovunque è l'alimentare, il colore arancione, ed è presente in tutte le regioni. Delle regioni è un settore in forte crescita nel mezzogiorno, ma ci sono anche settori con media alta tecnologia. L'alta tecnologia è molto concentrata, qui ricordo la provincia di Napoli e la Puglia, dove ci sono i settori dell'aerospazio e delle apparecchiature elettroniche di misurazione, quindi anche queste produzioni sono possibili. Concludo con una nota positiva, che è il turismo. Il turismo è un'attività chiaramente in crescita, un'altra opportunità da sfruttare meglio. Qui vi riporto dei dati che sono i dati dell'indagine che la Banca d'Italia fa sul turismo, solo sul turismo straniero, perché ci serve per fare poi la bilancia dei pagamenti italiana, però noi pensiamo, da altre informazioni, che queste tendenze sono comuni anche al turismo nazionale. Nel grafico di sinistra ho riportato la spesa complessiva dei turisti internazionali nelle macro aree italiane, la linea rossa è il mezzogiorno. Ora si vede chiaramente che il mezzogiorno negli ultimi anni sta crescendo più delle altre aree, e questo perché, accanto ad una tendenza di più lungo periodo che è la crescita del turismo culturale, le città d'arte, insomma tutto il turismo della cultura, nel mezzogiorno, a partire dal 2013, c'è stata anche una forte ripresa del turismo balneare legato al, per una, diciamo, un vantaggio rispetto alla costa meridionale, legato alle turbolenze dei paesi arabi nella costa meridionale del Mediterraneo, che hanno spostato delle masse di turisti verso il mezzogiorno d'Italia. Nella figura di destra abbiamo calcolato le quote di mercato, cioè la spesa complessiva dei turisti internazionali sul totale della spesa mondiale dei turisti che vanno in giro per il mondo. Cosa si vede? Che il mezzogiorno, che è la linea rossa in basso, si è fermata la caduta della quota di mercato, che invece caratterizza ancora il resto d'Italia, si è fermato grazie a questa accelerazione che abbiamo visto dal 2013.
Si è fermata, però qual è il problema? La quota rimane assolutamente contenuta, lo vedete anche voi che questa linea rossa è molto bassa. Guardando i dati per fare questo grafico ho visto ad esempio che la spesa complessiva dei turisti nelle 8 regioni del Mezzogiorno è uguale alla spesa complessiva che questi turisti lasciano invece in una sola regione, che è il Veneto. Ora, va bene che il Veneto ha Venezia, però il Mezzogiorno, a parte che c'ha Matera, di cui diciamo tutti stiamo vedendo le bellezze, il Mezzogiorno c'ha anche tanti chilometri, le 8 regioni del Mezzogiorno hanno tanti chilometri di costa, quindi diciamo che questo, avere una quota di mercato che è uguale a una singola regione fa pensare che le potenzialità per crescere ci sono, e con questo auspicio, insomma, che cresca ulteriormente il turismo in questa zona, concludo il mio intervento. Grazie. Grazie. Beh, il tema del turismo, appunto, c'è una contraddizione, tanto è vero che noi stiamo discutendo, se non mi sbaglio, del numero chiuso a Firenze e Venezia, e non riusciamo evidentemente a spalmare i flussi, però in tutte le cose, oltre Venezia, c'è l'aeroporto di Venezia, che è di grandissimo valore, di grandissima modernità, quindi poi non è solo, come dire, ciò che il Signore ci ha lasciato, ma poi i veneziani hanno fatto qualcosina, ci hanno aggiunto un'infrastruttura. Guido Melis, dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, ci porta alle questioni di contesto, ovvero la qualità istituzionale nella storia del Mezzogiorno. Lo Stato del Mezzogiorno è un tema da far tremare i polsi. Quando Claudio De Vincenti me l'ha proposto, ho detto: quanti ore o quanti volumi mi dai per scriverla? E lui mi ha detto: no, c'hai un quarto d'ora, tutta più 20 minuti. Allora io ho deciso che la relazione che ho preparato ve la lascerò. Però faccio qui una sintesi estrema. La sintesi estrema è questa, ve la propongo così. Un prologo, 5 atti, ognuno dei quali corrisponde a una piccola fase, e un finale aperto, come vedrete. Il prologo è una storia vera. Siamo a Palermo nel 1866, arriva a fare il prefetto Luigi Torelli, che è un uomo della destra storica, un patriota, un amico di Cavour, un personaggio che tutto è fuorché un seguace dell'ancien regime. Arriva a Palermo e trova una situazione confusa, straordinariamente difficile, di apatia della popolazione, come scrive in una delle sue prime relazioni, di crescita della criminalità anche allora e di poca legittimazione dello Stato unitario. Allora ha una pensata, fa rispolverare da qualche sgabuzzino il trono viceregio, che è tutto fatto di dorature e di velluti rossi, lo fa piazzare nella sala più grande della prefettura, e lui ci si siede sopra vestito con le insegne e tutte le medaglie e le decorazioni del prefetto. Allora i prefetti avevano una divisa. I cittadini accedono, devono percorrere una lunga guida rossa e arrivano sotto questo trono che incombe, e insomma sono sudditi, non cittadini. Si ripristina così l'immagine del potere viceregio, l'immagine del potere dei Borboni. L'uomo della modernizzazione, dello statuto, della Costituzione, sceglie di presentarsi ai cittadini con le insegne dell'ancien regime. Questa è un po' la storia all'inizio, una storia difficile per lo Stato. Cavour non conosceva nulla al di sotto di Firenze e forse non era neanche tanto contento che gli fosse capitato di avere anche il Mezzogiorno nel nuovo Stato italiano. Silvio Spaventa è uno dei più grandi personaggi espressi dal Mezzogiorno napoletano, si faceva eleggere deputato a Bergamo. C'era una totale ignoranza di dati. Il giardino delle Esperidi, come ha ricordato Francesco Compagna in un bellissimo libro degli anni 50, era un'espressione con cui si descriveva il Mezzogiorno subito dopo l'Unità d'Italia. Si pensava a un luogo lussureggiante, bellissimo, non era così. Lo scoprirono Sonnino e Franchetti quando andarono a fare la loro prima inchiesta. Franchetti fu, dottor De Vico, il primo giornalista che raccontò il Mezzogiorno andando a vederlo con le gambe, con le scarpe e con il dorso di mulo. Lo scoprì ancora di più Zanardelli quando venne in Basilicata, in quel famoso viaggio tante volte evocato, che lo portò poi a fare la legge speciale per la Basilicata, che fu poi approvata dopo la sua morte. Lo scoprì tutta una generazione
di meridionalisti, è stato citato Giustino Fortunato, se ne potrebbero citare altri, mi astengo, che denunciarono la situazione del Mezzogiorno con dati, inchieste. Si cominciò un lavoro da parte della Direzione Generale di Statistica. Finalmente l'Italia, e questa è la prima fase, il primo atto della mia commedia, l'Italia percepiva che esisteva un problema del Sud. Ed era un problema, sì, non lo vogliamo chiamare divario, era un problema di enorme diversità però tra una parte del paese e l'altra, una diversità strutturale, storica, che si radicava nei secoli e quindi era anche difficile da rimuovere. La seconda fase è Giolitti. Ora, Giolitti al Sud gode di quella definizione salveminiana, il ministro della malavita. Era anche vero che Giolitti falsificava le elezioni, no? C'è un articolo di Gramsci che dice che le donne socialiste cucivano le tasche ai loro mariti perché altrimenti i gendarmi gli mettevano il coltello in tasca e i socialisti venivano messi in galera il giorno dell'elezione, così non potevano votare per il loro candidato. Questo era il sistema di Giolitti nel gestire le elezioni. Ma Giolitti è stato anche un grande uomo di Stato. Ora, la legislazione giolittiana per il Sud, le leggi eccezionali, quelle che Giannini, tanti anni fa, Massimo Severo Giannini, indicava come la fine del modello unitario della legge universale astratta, tipica del primo periodo liberale, e invece la percezione che, come diceva Giolitti, quando tu c'hai a che fare con un cliente gobbo e sei un sarto, gli devi fare un vestito che la gobba non si veda, non è che gli puoi limare la gobba. Era una visione un po' cinica. E le leggi eccezionali erano forse anche un po' ciniche, ma furono molto importanti, un insieme di interventi che andrebbero studiati forse ancora più in profondo, perché erano non solo per il Sud, ma ognuna per una regione del Sud, diversificate l'una dall'altra, non un modello unitario, ma un modello, come si direbbe oggi, flessibile, una specie di ius singulare, come si scrisse anche in qualche rivista di giurisprudenza, provvidenze, esenzioni fiscali, procedure eccezionali per l'esproprio, facilitazioni ai comuni del Sud, nuove leggi per Napoli, 1885, per l'acquedotto pugliese, 1902, per la Sardegna, il testo unico del 7, per la Basilicata nel 6, con l'invenzione del commissariato per il civile per la Basilicata, che non fu poi mai messo in atto, ma che comunque per l'inimicizia dei prefetti, verso questi, c'erano sempre anche queste lotte interne anche nello Stato liberale, e infine le leggi per il Mezzogiorno, per la Calabria. Massimo Annesi considerò questi interventi come una sorta di, come si potrebbe dire, di inizio di quello che poi sarebbe stato molti anni dopo l'intervento straordinario a cui accennava egregiamente Lepore. Lo Stato aveva scoperto il Sud, e questo si deve al periodo giolittiano. Poi c'è la guerra mondiale, naturalmente la scoperta del Sud attraverso questa grande bagno, di questa fusione di uomini che fu la trincea. I contadini del Sud scoprirono che esisteva lo Stato, e lo scoprirono tragicamente, dando un contributo di sangue enorme. E poi c'è il fascismo, che inizialmente si presenta come un movimento del nord che vuole riformare il sud, e allora i provveditorati ai lavori pubblici, e allora il prefetto Mori che va in Sicilia a combattere la mafia, e allora i tentativi di sgominare le vecchie cerchie giolittiane o nittiane nel sud, e poi la rassegnazione. Io sono fresco di un lavoro sulle élite, mi sono sobbarcato centinaia e centinaia di nomi di dirigenti del periodo fascista in tutte le strutture e in tutte le istituzioni politiche ed economiche. Nel Sud si ritrovano di nuovo i cognomi che c'erano prima del fascismo, quelli sono cognomi intramontabili, vestono la camicia nera ma rimangono lì, fermi. Quindi l'iniziativa riformatrice del fascismo, se ce n'è stata una, si è fermata certamente a Eboli, come diceva Carlo Levi. E poi la Repubblica, e poi questo grande lavoro che ha citato prima il professor Lepore, la Svimez, che è nata proprio negli anni immediatamente a ridosso dell'intervento straordinario, ne è stato uno dei laboratori, e i nomi che lui ha fatto e che non ripeterò per brevità sono stati le personalità che hanno condotto con più intelligenza quel lavoro. Io voglio solo far ricordare che un pezzo di quella classe dirigente veniva dall'IRI di Alberto Beneduce, da lì veniva Menichella, per esempio, da lì veniva Saraceno, da lì venivano tutta una serie di altre personalità che ebbero un rilievo in quella politica per il Sud.
Quindi ci fu un grosso tentativo, una grossa iniziativa dello Stato attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, che anche secondo me è un grande, poi è finita ingloriosamente, come spesso accade per le istituzioni quando l'ultima parte della loro esperienza è negativa, questo si riverbera anche sulla prima parte. Ma la Cassa fu un ente virtuoso che ebbe in molte regioni del Sud, già nella fase in cui si occupava solo di opere pubbliche e di agricoltura, prima che iniziasse l'industrializzazione col 57, con la nuova legge, ebbe un grande rilievo. La qualità dell'intervento pubblico però restò asimmetrica. Nino Novacco, un altro di questi grandi che bisogna citare, ha calcolato che mentre la Cassa agiva in base all'intervento straordinario, l'intervento ordinario però dava il 60% al Nord e il 40% al Sud. Quindi l'intervento straordinario in qualche misura tappava qualche falla e faceva fare certamente dei passi in avanti al grado di civilizzazione del Sud, ma in un quadro complessivo che continuava a essere asimmetrico. Ma c'era di più, l'intervento raccolse solo in parte l'adesione e l'iniziativa delle classi dirigenti meridionali. E qui c'è un tema che riprenderò subito, che è quello delle classi dirigenti, che io considero fondamentale in questa storia che stiamo raccontando. Ma andiamo avanti in questi atti, ne abbiamo passato già due o tre, e vediamo quali sono i dati successivi. Oggi cosa succede? Oggi succede che complessivamente lo Stato è presente attraverso le sue istituzioni dappertutto, ha una sua presenza. È stato detto che la burocrazia italiana è troppo meridionale. È giusto, questa osservazione è giusta, la burocrazia italiana a partire dall'età giolittiana assume una connotazione e parla con un dialetto, con una inflessione che è prevalentemente meridionale. Ciò corrisponde a tutta una serie di problematiche che qui non possiamo approfondire. Il Nord si cura dell'economia e produce i quadri per l'industria e per la banca, il Sud si cura dell'amministrazione e produce i quadri per l'amministrazione pubblica. Guardate che non c'è una simmetria così in nessun paese europeo. Non c'è nessun paese europeo dove si possa sostenere che storicamente per tre generazioni la burocrazia è stata estratta solo da una parte e dalla parte più arretrata del paese. Qualcosa vorrà dire dal punto di vista delle politiche delle classi dirigenti, questa spaccatura netta che Sabino Cassese qualche anno fa aveva documentato in un libro bellissimo, mi pare siamo alla fine degli anni 70, si chiamava Questione amministrativa e questione meridionale. Il punto però non è tanto calcolare se la burocrazia è meridionale o non è meridionale. Il punto è il rendimento dei servizi al Nord e il rendimento dei servizi al Sud. Questo è il punto caldo della questione, perché un'indagine condotta a livello europeo sulla qualità delle pubbliche amministrazioni, fatta a zero la media europea per l'Italia come paese, attesta uno squilibrio vistosissimo tra le regioni del Nord e delle regioni del Sud. Contro le cifre, tutte con lo zero, l'Italia complessivamente a zero, a meno 0,930 rispetto a zero come riferimento. Ebbene, mentre le regioni del Nord grosso modo si collocano intorno a cifre analoghe, quelle del Sud crollano a 1 e addirittura a 2, cioè sono fortemente al di sotto della soglia della media accettabile. Le stesse regioni del Sud sono state una grande speranza, io ho vissuto da sardo prima queste grandi speranze, perché l'autonomia sarda è nata nell'immediato dopoguerra, come sapete, come tutte le regioni a statuto speciale. Tutti abbiamo creduto che le regioni potessero essere il veicolo per portare le economie meridionali alla parità con quelle del resto del paese. Tutti abbiamo dovuto ricrederci. C'è un fallimento delle regioni meridionali nel dopoguerra italiano, prima di quelle a statuto speciale, Sicilia e Sardegna, e poi devo dire anche di molte di quelle meridionali. Noi possiamo essere ottimisti, io sono ottimista per natura e quindi condivido assolutamente quello che hanno detto gli oratori di questa mattina prima di me. Bisogna essere ottimisti della volontà, come diceva Gramsci, ma bisogna anche essere pessimisti della ragione e guardare i numeri che abbiamo alle spalle, che vanno cambiati. Che cosa ha fatto la nazione italiana per il suo mezzogiorno? Cassese da poco rievocava le parole di Emanuele Felice, che è stato
ricordato poc'anzi, che ha scritto un bel libro e che ha parlato apertamente del maggior fallimento dello Stato unitario nella questione meridionale. Le istituzioni del Mezzogiorno sono in genere di basso livello, hanno bisogno, direi, vitale di buon governo. Ma come si realizza il buon governo? Invertire la tendenza non è semplice. Io propongo due spunti, ma naturalmente se ne potrebbero proporre molti altri. Uno è stato già detto, la cultura. Ma io la cultura la coniugo soprattutto qui come quella pervasiva rivoluzione culturale innescata dall'avvento delle tecnologie digitali sempre più sofisticate e inclusive. In questi giorni è stato firmato da Gentiloni un piano che si chiama Piano Piacentini, nei giornali, dalla persona che lo ha ispirato insieme ad altri, che riguarda finalmente il tema dell'agenda digitale, il tema della trasformazione profonda che le nostre istituzioni possono avere se si applicano in profondo, radicalmente, queste tecnologie. Non è una rivoluzione qualunque, non è la macchina da scrivere che interviene negli uffici statali agli inizi del Novecento e che cambia lo scrivano con la penna d'oca e gli sostituisce il datilografo. Qui c'è una filosofia dietro questa trasformazione, perché se noi avviamo questa trasformazione, lo scheletro gerarchico, burocratico, verticale della burocrazia italiana, che ahimè si conserva ancora troppo, salta per aria, perché nella rete tutti dialogano contestualmente, nella contemporaneità, e tutti, ognuno interviene contestualmente sull'altro. È una rivoluzione nel modo di pensare delle amministrazioni pubbliche, se si realizza. E dunque su questo bisognerebbe investire moltissimo, Ministro De Vincenti. Questo è uno dei temi, secondo me, fondamentali della soluzione della questione amministrativa in Italia e di conseguenza anche della soluzione dei molti problemi del Sud, che da quel deficit della nostra burocrazia in parte dipende. E poi la scuola, l'università, la ricerca, è stato detto stamane molto meglio di me. Naturalmente le università meridionali devono essere anche, non lepore, devono essere anche guardate nella loro realtà. Non è possibile applicare dei parametri di valutazione della ricerca o dei parametri di distribuzione dei finanziamenti che non tiene conto che uno parte da meno 2 e l'altro sta già sullo 0 o sta sull'1. È una cosa che non ha senso. E lo dico essendo professore all'Università di Roma, che questi problemi ce li ha di meno, ne ha di enormi, ma questi problemi ce li ha di meno. Ma sono stato in università meridionali e sono stato anche in un'università come quella di Siena, che allora eccelleva come una delle migliori d'Italia, e so qual è il problema. Il problema è che quando vuoi rimediare a un deficit devi inevitabilmente fare parti diseguali a soggetti diseguali. Non puoi fare parti uguali a soggetti diseguali. Questo è fondamentalissimo, il che presuppone due condizioni, sto finendo. Uno, l'ho lasciato in fondo, ci vuole una classe dirigente nazionale e locale come quella che diceva Pittella. Ci vuole una classe dirigente consapevole di queste enormi responsabilità. Non si può ragionare di elezioni in elezione. Abbiamo avuto quanti, non ricordo, 137 governi in 150 anni di unità d'Italia, escluso il fascismo, non mi ricordo i numeri. Abbiamo avuto quasi un governo all'anno. Non è possibile andare avanti così, perché questo è esattamente il contrario di quello che può produrre l'effetto virtuoso. E poi bisogna puntare molto sul tempo lungo, realizzare un grande accordo nazionale tra le forze politiche su questo, perché le riforme amministrative si fanno come si fa il giardino, come fa il buon giardiniere: si semina, si coltiva e poi si raccolgono i frutti, e sono tre tempi diversi. Grazie. Grazie. Allora, noi abbiamo fatto già un dibattito ricchissimo che basterebbe per discutere due giorni, perché oltre alle cose che avete sentito c'è anche un robusto sottotesto che c'è. Ad esempio, c'è un po' la tendenza di quelli che si dichiarano pessimisti ad essere allo stesso tempo cassisti, di quelli che si dichiarano ottimisti ad essere più mercatisti, ovviamente. Quindi, diciamo, oltre alle cose che sono state dette anche delle altre interpretazioni sottotesto molto ricche, di cui avremo senz'altro la possibilità di continuare a discutere. Io devo purtroppo congedare i nostri tre speaker, ringraziandoli ancora, e proseguiamo
con una sessione che, se mi permettete, chiamerei più deritiana, nel senso con gli operatori, i soggetti dello sviluppo, ovvero Vincenzo Linarello, Ferdinando Napoli e Luca Tosto, che chiamo a venire sul palco. Sono tre realtà imprenditoriali. Grazie. Dove vuole, si sieda dove vuole. Allora, sono tre realtà, tre esperienze imprenditoriali del Meridione, come le ha definite il programma, e dicevo così, una sessione più deritiana, nel senso che cerca di fare ricognizione nello sviluppo individuando soggetti intermedi, nel senso che non sono le grandi imprese e lo Stato, cioè i due soggetti principali, e cercando di capire da loro quanto sia evidentemente scritto dentro le loro singolari capacità, che sicuramente ci sono, e quanto possono essere degli esempi da copiare, da diffondere, come si dice, delle best practices. Allora, proporrei questa cosa, abbiamo 10 minuti ciascuno, grosso modo, da dividere. Io impiegherei i primi 2-3 minuti per raccontarci chi siete e cosa avete fatto, e poi facciamo una piccola discussione di merito sulle vostre esperienze. Allora, la vostra carta di identità imprenditoriale in 3 minuti. Grazie. Grazie. Io sono Ferdinando Napoli, sono uno dei fondatori e presidente di edilportale.com S.P.A. Noi siamo un'azienda barese, nata nel 2000, quindi 17 anni fa, e siamo un'azienda che è della cosiddetta web economy. Nasciamo 17 anni fa, quando non esisteva Google, non esisteva Facebook, non esisteva l'accesso facile ad internet, che oggi tutti conosciamo con gli smartphone. E il nostro modello di business è quello di mettere in rete le aziende di produzione dell'edilizia, dell'architettura, dell'arredamento e del design con progettisti e imprese di costruzione. Dicevo, nasciamo 17 anni fa in un periodo di piena cosiddetta bolla internet in Italia, e in quel periodo realizziamo un business plan che portiamo in giro per i centri in cui si faceva internet in Italia, quindi Roma ma soprattutto Milano, per poi ritornare tranquilli all'Ovile a Bari, dove troviamo in Gianfranco Dioguardi una persona lungimirante in grado di investire in tempi, diciamo, non sospetti in internet e in noi e nella nostra idea. Ad oggi, dopo un percorso che ci ha visto internazionalizzare il nostro business, siamo un'azienda di un centinaio di dipendenti con sede principale a Bari, seconde sedi a Milano, Dubai e New York, e impieghiamo in una prima, diciamo, fase di sviluppo abbiamo iniziato ad impiegare addetti che erano emigrati, specializzazioni che trovavamo fuori dalla Puglia, fuori dal Meridione, che erano emigrati e che volevano ritornare utilizzare le proprie skill al sud e nella propria terra. In questa seconda fase, devo dire con enorme orgoglio, riusciamo a far emigrare a Bari gente proveniente da tutte le parti d'Italia, ma soprattutto anche da altre parti del mondo che ci sostengono nella nostra idea internazionale di business. Perfetto. Seconda scheda, seconda carta d'identità. È difficile spiegarlo in 2 minuti, ci provo. Il Goel è un gruppo cooperativo, una realtà fondata da un gruppo di cooperative sociali nella Locride e che oggi si sta espandendo in diverse zone della Calabria. Siamo oggi, il gruppo cooperativo Goel è formato da 10 cooperative sociali, 2 coop non sociali, 2 piccole associazioni di volontariato e una piccola fondazione, 28 aziende, soprattutto aziende agricole. Complessivamente diamo lavoro a dati fine 2015, ancora non ho quelli del 2016, a 200 lavoratori dipendenti stabili e più un numero variabile di partite IVA e collaborazioni esterne. La missione di Goel, lo strumento imprenditoriale, ma la missione di Goel è quello di creare, di innescare un percorso di riscatto in Calabria, dimostrando che l'etica non è solo giusta, ma è efficace.
uno dei modi con cui l'andrangheta si legittima all'interno del territorio è quello di dire, vabbè, saremo anche brutti e cattivi, ma siamo quelli che fanno girare i soldi all'interno del territorio. Allora non ci si può accontentare di dire all'andrangheta che è malvagia, crudele e spietata. Bisogna riuscire a delegittimarla profondamente su questo piano. Cioè dimostrare che l'etica all'interno del territorio produce risultati concreti molto più efficaci di quello che riesce a produrre l'andrangheta. E allora noi tentiamo di farlo in diversi settori. Non solo in ambito sociale, noi abbiamo diverse attività, 3 comunità di accoglienza per minori e adolescenti che vengono da percorsi di devianza, e diverse attività di accoglienza di migranti, soprattutto nordafricani, ma anche attività sanitarie, abbiamo 2 comunità sanitarie di cura in ambito psichiatrico, ma anche attività che vanno sul mercato privato. Abbiamo messo su un tour operator, i viaggi del Goel, che fa turismo responsabile, fa pacchetti di turismo responsabile in Calabria, coinvolgendo proprio le aziende turistiche nei pacchetti che noi facciamo, che si oppongono all'andrangheta. Poi abbiamo messo insieme una serie di aziende agricole, anche queste vittime di 'ndrangheta. Abbiamo costruito la prima cooperativa di conferimento agricolo con aziende agricole vittime di 'ndrangheta e con loro abbiamo affrontato il tema dello sfruttamento del mercato agricolo, per cui abbiamo ricostruito tutta la filiera di produzione degli agrumi, tutta la filiera di distribuzione degli agrumi, e oggi noi riusciamo a pagare da 4 a 8 volte il prezzo di mercato locale a queste aziende agricole, facendo vedere platealmente a tutti che proprio queste aziende che vengono colpite perché non chiedono protezione all'andrangheta localmente, sono quelle che oggi guadagnano di più sul mercato locale. Infine abbiamo fatto un'operazione di recupero dell'antica tradizione della tessitura a mano, una tradizione prestigiosa in Calabria, e per dare sfogo e futuro a una tradizione ultrasecolare come quella della tessitura a mano, l'abbiamo inserita nel contesto dell'alta moda. Ci siamo inventati il primo marchio di alta moda etica in Italia, che si chiama Cangiari, che è anche il primo marchio che utilizza esclusivamente materiali bio. Infine, l'ultima attività da pochissimo nata è un incubatore che si chiama Campus Goel. È un incubatore di idee etiche ed innovative in Calabria. Come tutte le regioni del sud, la Calabria soffre terribilmente l'emigrazione dei giovani geniali, capaci, che spesso in un contesto di tipo clientelare, dove l'appartenenza conta più della competenza, si frustrano, mandano all'aria tutto, pigliano la valigia e se ne vanno altrove. Allora noi vogliamo provare a dare loro una nuova chance e abbiamo messo su questo incubatore, però di idee che siano etiche ed innovative. Abbiamo attualmente 6 o 7 start-up che stiamo curando, di cui stiamo curando l'avvio, da appunto il settore del web, della new economy, fino anche alla tecnologia avanzata. Stiamo accompagnando una scienziata, altre idee veramente straordinarie e innovative. Perfetto, mi scusi, grazie. Grazie. No, non so se funziona. Pronto? Scusi, funziona? Provi. Pronto? Sì. Ci ricordi il suo nome? Allora, Luca Tosto, della società Walter Tosto, siamo presenti in Abruzzo e in particolare l'azienda nasce a Chieti dalla genialità o dalla, come dire, dalla naturale crescita delle aziende che sono micro e pian piano diventano sempre più grandi, quindi sono la seconda generazione di imprenditori. Imprenditore della prima parte mio padre, successivamente vengo io. Posso portare un'esperienza di una realtà che è presente fortemente in Abruzzo, quindi all'interno del Mezzogiorno, ma già è attiva con una prima industrializzazione all'estero, una prima internazionalizzazione e anche da ultimo anche una esperienza nuovissima di opportunità a Mantova, quindi al nord.
Diciamo che siamo operativi nel campo dell'industria, del fare, quella dell'economia in qualche maniera definita reale, quella della trasformazione, capaci di realizzare componenti di interesse internazionale per costruzioni di centrali e raffinerie o centrali elettriche, anche centrali in questo caso nucleari, quindi una grande capacità nel progettare, costruire, trasformare e con non con pochi sforzi anche consegnare. Dico consegnare perché in un processo di un'azienda che deve essere moderna, che deve essere capace di competere con grandissimi colossi internazionali, la consegna per aziende come noi che trasformiamo e costruiamo componenti da 1.000-2.000 tonnellate di peso è un qualcosa di veramente particolare, dove la necessità di infrastrutture sono determinanti. La nostra azienda ha la possibilità di crescere nel tempo, e abbiamo la stima internazionale, per cui diciamo che siamo chiamati a competere nel mondo per realizzazione di componenti di grandissime dimensioni, non soltanto per il peso o la dimensione, ma anche per la complessità tecnologica dei materiali che andiamo a utilizzare. Io rimarrei sui 3 minuti, per cui ha detto soltanto di presentarci, se vuole entro nel... No, poi entri. Perfetto. Allora, riprendiamo un po' la discussione. Mi ha colpito molto che, oltre gli applausi di Prammatica, l'unico applauso, diciamo, motu proprio, che è venuto dalla platea, è venuto quando si è accennato alle questioni del capitale umano. Nel senso che c'è una discussione, anche questa di sottotesto, il fatto che il Nord in questo momento, grazie alla sua attrattività, porta, diciamo, attrae i cervelli migliori. Abbiamo due fenomeni, diciamo, quella famosa dei cervelli in fuga fuori dall'Italia, ma poi abbiamo anche un meccanismo di questo tipo. Allora vorrei capire, voi che rappresentate ognuna con le sue caratteristiche delle aziende innovative, avete bisogno di un capitale umano particolare? Vuole perché lei lavora nel digitale, vuoi perché anche nell'esperienza che può sembrare più tradizionale, c'è un problema inventare un brand, lanciarlo e così via. Quindi voi trovate questa difficoltà, oltre alle tradizionali difficoltà che sono interlocuzione con la pubblica amministrazione, convincere le banche, e queste, c'è una terza difficoltà a trovare capitale umano disposto a investire se stesso qui e non al Nord? Assolutamente sì, ma diciamo che nella difficoltà si cela anche un'opportunità, e questo lo devo dire molto sinceramente, per noi è stato così. L'opportunità, dicevo, è quella di poter sfruttare in qualche modo una sorta di marketing territoriale, che soprattutto, io parlo diciamo da Barese, quindi con sede in Puglia, il marketing territoriale che negli ultimi 10 anni alcune zone del meridione hanno saputo sfruttare per poter rendere più appetibile l'idea di un progetto di vita nelle nostre zone, nelle nostre regioni, a tutta una serie di skill specializzati, di persone specializzate che fossero state formate o pugliesi di ritorno o anche, come dicevo prima, gente che voglia che venga da tutte le parti del mondo e voglia pensare all'idea di progettare la propria vita non necessariamente su Milano, Roma o altre zone d'Italia, ma nel sud Italia. Certo, molto spesso le difficoltà si sentono quando ci rendiamo conto che non esiste, per quanto riguarda per esempio la web economy, un vero e proprio distretto, un vero e proprio humus all'interno del quale fare rete e cercare sinergie per raccogliere delle eccellenze o formare delle eccellenze. Però ripeto, credo che ci siano anche in fondo delle opportunità, per esempio opportunità anche legate al minor turnover, se si è in grado in questo territorio di poter offrire un luogo di lavoro con anche delle retribuzioni e dei riconoscimenti adeguati, automaticamente si è meno esposti alla possibilità che poi i propri dipendenti cambino più frequentemente di quanto avvenga in altre zone la propria posizione lavorativa. Senta, no, finiamo con lei, poi così. Questione banche, no? Le banche stanno in un momento in cui cambia il modello di business, no? Ed è una fatica improba, no? Come sappiamo, anche per le banche che vanno benissimo.
Questo come si riflette, diciamo, allora detta così, si presta meno, si consiglia di più? Adesso mi perdonino se ci sono rappresentanti di banche, ma è una sintesi. Cioè si tende più a dare, come dire, al cliente una gamma di servizi più che una pura quantità di erogazione di mutui. Ecco, voi trovate questa interlocuzione, c'è stata in passato tutta una discussione, banche del nord, banche del sud e così via, però che interlocuzione lei chiede alle banche e cosa trova in un processo di crescita nel suo campo, come ci ha detto, nel suo campo in cui ci vogliono certo soldi ma anche idee, consulenza? Ecco, c'è qualcosa di virtuoso veramente in questo o c'è solo un segno meno? Nella nostra personale esperienza devo dire, noi siamo stati, grazie a Dio, pessimi clienti delle banche, nel senso che abbiamo, per nostra natura, siamo una società di servizi, quindi non acquistiamo e trasformiamo merce, non abbiamo dovuto fare affidamento più di tanto alle banche. Però devo dire, le banche, quando abbiamo voluto fare quegli investimenti mirati che ci consentissero di fare quel salto di qualità, ci sono state a sentire, a seguire, devo dire in maniera molto molto puntuale, per cui ho un'esperienza abbastanza positiva. Certo, la difficoltà è sempre nella fase iniziale, quindi risalendo a 17 anni fa, quando abbiamo cominciato, non avendo garanzie da poter offrire, non abbiamo trovato assolutamente nel sistema bancario un soggetto disposto a rischiare per investire in noi, abbiamo dovuto fare ricorso a investitori privati. Da azienda più matura, capace di offrire delle garanzie, le banche diventano automaticamente degli interlocutori molto più disponibili. Perfetto, grazie. Invece volevo chiederle, in genere le aziende che diciamo a forte vocazione valoriale, come il suo gruppo, hanno un riferimento di bacino di competenze che è un po' coloro che condividono quei valori e non in generale. Ecco, mi interesserebbe capire se invece, diciamo, in una attività complessa come quella che lei, seppur causa le ristrettezze di tempo, ha dovuto sintetizzare, come fate voi? Trovate le persone giuste o trovate solo le persone che condividono quei valori? E lei ha bisogno di persone giuste quando deve fare operazioni anche di marketing, come ci ha detto, con il brand? Allora, è innegabile che l'avvio di un'esperienza come la nostra ha avuto bisogno di persone fortemente motivate, anche perché poi di fatto noi abbiamo raccolto e accolto anche lo scontro frontale con l'Andrangheta. Noi veniamo più spesso colpiti all'interno del territorio, anche se abbiamo saputo organizzarci e sappiamo reagire anche trasformando paradossalmente in positivo l'attacco che riceviamo. Tuttavia la vera sfida di ogni processo di cambiamento, io dico di solito che sono i normali. Cioè la società non cambia se un gruppo di eroi si mette sostanzialmente sul piedistallo e porta avanti una serie di cose che sono prerogativa solo di questo gruppo. Oggi la vera sfida dell'etica è fare in modo di dimostrare che può essere conveniente e accessibile a tutti. Allora, nel momento in cui, faccio l'esempio di Goelbio, che è il nostro ramo agroalimentare, nel momento in cui il mercato locale paga 5 centesimi al chilo le arance, dando anche origine a dinamiche come quella che tutti ricordate della rivolta dei migranti a Rosarno e via dicendo, nel momento in cui noi ricostruiamo la filiera e riusciamo a pagare alle aziende agricole 40 centesimi al chilo, che è il prezzo più alto per le arance pagato in Calabria, allora la storia comincia a diventare interessante anche per i normali. Io comincio a ricevere le visite, chi ha fondato Goelbio sono stati gli agricoltori antimafia duri e puri. Oggi comincio a ricevere le visite di agricoltori normali, che mafiosi non sono, ma hanno normalmente paura e tentano in qualche modo di galleggiare in un certo sistema, e questi si siedono dall'altra parte del tavolo e cominciano a farmi una serie di domande. Mi dicono: ma è vero che voi mi fate le visite a sorpresa nei campi per vedere se io utilizzo operai in nero e mi fate 10.000 euro di multa per ogni persona in nero che beccate? Io gli dico: sì, è vero,
Ma è vero che voi mi guardate il libro dei clienti e dei fornitori per vedere se io faccio affari con i mafiosi? Sì, è vero. Ma è vero che se arriva un giornalista io non mi posso rifiutare di parlare pubblicamente contro l'Andrangheta? Sì, è vero. Poi alla fine dice, ma è vero che mi date 40 centesimi al chilo? E io dico, sì, è vero. E lì si innesca un processo di elaborazione che porta alcuni a dire di no, ma alcuni cominciano a dire di sì. La posta in gioco di ogni processo di cambiamento sono i normali. E qui aggiungo anche un'altra cosa, ecco perché noi stiamo cominciando a incamerare ogni anno che passa, e questo io lo vedo come un indicatore del successo della nostra missione, gente che non aveva fatto delle scelte valoriali pregiudiziali, ma che sposa quel progetto di cambiamento perché si rende conto semplicemente che è quello che può funzionare. Dall'altro lato, un'altra cosa, qui oggi si parla di mezzogiorno, si parla quindi io credo di sviluppo, il grande tema dello sviluppo del mezzogiorno. Perdonatemi, ma io credo che lo sviluppo al sud o è comunitario o non è. Cioè, è inutile che noi oggi pensiamo e inseguiamo l'idea di investimenti o di eccellenze che in qualche modo quasi per contagio si irradiano nel territorio e poi portano allo sviluppo. Quello che noi stiamo vedendo all'interno del nostro territorio, con tante piccole cooperative, tante piccole aziende che mettiamo insieme, su cui facciamo crescere consapevolezza, è che se non si crea nel territorio un vivaio di consapevolezza, di crescita, di competenze imprenditoriali, quel territorio non decolla. Ci sarà qualcuno che raggiunge un'eccellenza altissima e qualcun altro che rimane lì indietro ad aspettare. E qui il tema, perdonatemi la digressione, della cooperazione sociale, in particolar modo della cooperazione sociale di tipo B, che ricordo a tutti che è quella cooperazione sociale per cui la legge, almeno il 30% dei lavoratori devono essere soggetti svantaggiati. I processi occupazionali al sud rischiano di essere così fortemente competitivi che alla fine chi rimane fuori, rimangono quelle persone svantaggiate, spesso anche provenienti da ambienti di devianza, che quando rimangono fuori poi sostanzialmente diventano i più grandi ostacoli allo sviluppo, diventano la manovalanza della camorra, la manovalanza dell'andrangheta e via dicendo. Allora, un investimento grande, e su questo devo dire ho ricevuto un grande ascolto del ministro De Vincenti, un investimento grande che noi dobbiamo portare avanti è quello di favorire l'integrazione lavorativa di quella quota di svantaggiati. E oggi in Italia aziende che siano disponibili a stare sul mercato e a integrare questa quota di svantaggiati, perdonatemi, ma io vedo solo le cooperative sociali di tipo B. È un grande investimento in questa direzione qui, vuol dire un intelligente investimento sullo sviluppo e sulle finanze dello Stato, perché ogni volta che io piglio una persona, la tolgo come costo dell'assistenza sociale, la traghetto nell'inserimento lavorativo, sto facendo un'operazione di risparmio dei conti pubblici e sto facendo un'operazione in cui favorisco la crescita e lo sviluppo locale di quel territorio, e questo credo che sia davvero importante. Grazie. Il sottotesto di questo intervento c'è, i normali e gli eroi, c'è quella bellissima frase appunto di Bertolt Brecht che dice: sfortunata la terra che ha bisogno di eroi. Quindi ringraziamo anche per questa sottocitazione, diciamo. Per lei ritorno un po' alle domande che dicevo prima, banche e capitale umano. Nel suo percorso di crescita, di robustimento dell'azienda, questi due fattori, come li ha incrociati, e se li ha incrociati sul lato più pessimistico o sul lato invece delle chance negate? Allora, la mia esperienza è sicuramente ottima su entrambi, nel senso che abbiamo un sistema bancario che, quando non lo illudi, quando sei corretto e coerente, abbiamo delle ottime banche che ci seguono e ci mettono nelle condizioni di poter anche competere a livello internazionale molto bene. Sotto l'aspetto umano è fondamentale. Io racconto sempre che la nostra realtà industriale, il nostro territorio,
è fatta, le aziende sono fatte di uomini, quindi è molto semplice potersi dotare di macchine o comprare attrezzature, ma la cosa che fa la differenza sono gli uomini stessi, sia quelli che saldano, perché in qualche maniera la nostra attività maggiormente, il 70% delle nostre ore nella saldatura, ma anche di quelli che progettano, di quelli che gestiscono e così via. Non ultimo, effettivamente, per quello che ci riguarda, come azienda siamo convinti che le aziende del futuro, le aziende che dovranno farcela con più facilità, sono quelle in grado di poter essere molto vicini anche alla scuola. Ritengo che le opportunità non ultime di questi ultimi governi, dell'attuale e del precedente Renzi, sono quelli di aver messo un accento importante all'alternanza scuola-lavoro. Noi come azienda, oltre ad accettare di buon grado e spalancare le braccia alla scuola, abbiamo addirittura creato una divisione. Noi siamo dei tecnici, quindi abbiamo abbracciato l'Istituto Tecnico Industriale, creando addirittura una divisione nel nostro specifico settore. Il settore è la caldareria, non dirà tantissimo perché è un nome un po' strano, ma è la costruzione di apparecchi in pressione ed altro. Siamo sicuramente stati lungimiranti, perché soltanto poter avere 3 anni in più dei ragazzi all'interno del nostro processo industriale o nella comprensione di aspetti tecnici ci metterà nelle condizioni di essere sicuramente più veloci, sicuramente quando le opportunità del mercato richiederanno maggiore capacità o necessità le avremo in qualche maniera già formati. È un cane che in qualche maniera si morde la coda. Sicuramente la svolta che in qualche maniera ha caratterizzato la nostra crescita, che parte, l'azienda parte dal 1960, ma in qualche maniera entra in una dimensione un pochino più internazionale dal 2000, è dovuta al fatto che è stato in grado di creare 2 master universitari in azienda, i quali master davano 60 crediti formativi, e abbiamo avuto la possibilità di avere oltre 35 ingegneri formati da noi. Ricordava quest'oggi che Milano è frizzante perché ci sono le donne, effettivamente la precedente generazione, quindi papà, ha sempre guardato con particolare distanza l'ingresso di signore all'interno della nostra azienda. Oggi con quel master abbiamo 16 ingegneri donne che sono bravissime, quindi anche noi abbiamo iniziato, quindi anche un'azienda metalmeccanica che in qualche maniera non è scontato avere una presenza massiva di donne, lo abbiamo. L'ultima sfida è quella di portare la scuola molto vicino a noi, stiamo realizzando addirittura edifici per ospitare i ragazzi delle scuole, quindi la presenza continua. Io vedrò la scuola come una propagine dell'azienda. Un altro aspetto che lei diceva, quello bancario, provo a raccontare un esempio dove in passato, in una competizione internazionale per una raffineria, eravamo in competizione per acquisire dei reattori. Il mio concorrente era il sistema della Germania, vi era la MAN, costruttrice di componenti in Germania, affiancata dalla Deutsche Bank, la banca che seguiva l'imprenditore, e anche la Dillinger, l'acciaieria che produceva l'acciaio adatto per fare questo componente. Beh, noi lì in quel momento eravamo da soli, ma questo probabilmente ci ha anche fortificato. Io spero che con la conoscenza che abbiamo oggi, perché siamo stati più in grado noi e più bravi noi nel poterci far apprezzare dal sistema bancario, ma spero anche che da qui a presto anche le opportunità di questi ultimi giorni della vendita dell'Ilva metterà le condizioni, un'azienda così importante potrà riniziare a fare del materiale che aveva dimenticato quando è stata venduta molto tempo fa l'Ilva, aveva dimenticato di fare certi gradi di materiali che sono essenziali per una parte del comparto industriale, e molti di questi sono anche all'interno del Mezzogiorno. Quindi è un mix completo, sicuramente investimenti verso il lato umano, sicuramente la correttezza e la serietà per poter essere apprezzati dal sistema bancario. Grazie. Grazie. Ha introdotto un tema che è quello che, diciamo, le grandi imprese nel sud e quello che una volta si chiamava l'indotto, oggi siamo abituati a chiamarlo filiera, cioè quindi i riflessi che i grandi insediamenti che nel sud ci sono
delle volte sembra come dire che lo dimentichiamo, invece ci sono, e che effetti possono avere, non solo commerciali, cioè che danno lavoro, ma anche di trasferimento di cultura industriale, trasferimento di standard e così via, un tema che evidentemente merita anche esso grande riflessione. Posso dire una cosa, quindi in qualche maniera oggi il Ministro ci ha chiesto e invitati a fare sia un'analisi ma a dare delle indicazioni. Io spererei che questo nuovo insediamento di proprietà della stessa Ilva, che è un qualcosa di enorme, possa in qualche maniera non dimenticare il sistema industriale delle micro-medio aziende che sono presenti nel territorio, quindi offrire quei metalli, quelle necessarie cose che all'industria della filiera italiana necessitano. Grazie. Grazie. Allora, ringrazio ancora. È chiaro che con questi tre signori si potrebbe fare un film, no? Uno, come si usa dire, uno storytelling fantastico sul Sud, perché rappresentano non solo un elemento positivo ma una speranza, evidentemente anche perché hanno una giovane età e sono già protagonisti di significative esperienze. Io purtroppo invece devo congedarli. E chiamo Massimo De Andreis e Maurizio Barracco. Allora, con questi due nuovi speaker, noi, diciamo, gli organizzatori del convegno, chi ha disegnato le tavole rotonde, fa un ulteriore passaggio ambizioso. Buongiorno. Fa un ulteriore passaggio ambizioso, cioè cerca di collocare la vicenda meridionale, con tutti gli elementi che abbiamo già sentito qui, dentro un contesto ancora più ampio. Cioè si parla del rapporto tra Mezzogiorno e area del Mediterraneo. Naturalmente io non invidio i due nostri speaker, perché una tematica di questo tipo evoca molte cose, evoca la stabilità dei paesi rivieraschi, evoca ovviamente la drammaticità dei flussi migratori e le difficoltà culturali, di sicurezza e tutti gli annessi e connessi che questo porta con sé. Però questo tentativo è importante, è generoso, ma forse anche doveroso collocare il Mezzogiorno di oggi dentro questa dinamica, altrimenti non è che ci possiamo sempre riferire all'età di Totò e Peppino. Quindi è una captatio benevolentiae nei confronti dei nostri due speaker, che tra l'altro poi sono evidentemente espertissimi del tema, e ve li presento uno alla volta. Massimo De Andreis è direttore generale della società di ricerca sul Mezzogiorno del gruppo Intesa San Paolo Banco di Napoli. Ecco, lui ci parlerà del Mezzogiorno nella nuova centralità economica del Mediterraneo. I tempi sono stretti per tutti, quindi anche per il dottor De Andreis. Grazie. Certamente, grazie innanzitutto al ministro De Vincenti, al governo per l'invito, per aver organizzato questo momento di riflessione, e in effetti il mio intervento vuole collocare i temi che abbiamo visto e già discusso in parte nella prima parte della mattinata nel più ampio contesto del Mediterraneo, e lo farò sviluppando nel quarto d'ora, 20 minuti, il mio ragionamento su questi punti. Partirei dalla storia e poi l'economia, la geografia, e poi chiuderei su aspetti più puntuali come la logistica, la portualità, che sono degli elementi strategici nel ragionamento. Voglio partire dalla storia perché faccio questa considerazione iniziale. Questa è una carta dell'Impero Romano sotto Traiano, cioè la massima espansione dell'Impero Romano. Il mio punto di partenza è un po' questo, che una parte delle difficoltà del Mezzogiorno, di cui peraltro abbiamo già discusso nella prima parte appunto del nostro incontro, dipendono anche dalla sua insularità e dalla sua perifericità. E parallelamente nel nord Europa vediamo come alcune aree geografiche di paesi del nord Europa, il nord del nord, abbia difficoltà economiche per certi aspetti simili a Mezzogiorno. Però non è sempre stato così, no? Se noi prendiamo appunto durante la massima espansione dell'Impero Romano, il Mezzogiorno era esattamente al centro.
Qui ho preso Traiano perché è la massima espansione, ma ricordiamoci che Tiberio pochi decenni prima ha governato una parte importante del suo impero, del suo epoca voglio dire, l'ha governato stando a Capri. Il Mezzogiorno era il punto di partenza dell'espansione in Asia e poi dell'espansione attraverso Roma e la civilizzazione che si è portata al nord. Se facciamo un salto millenario e andiamo a Federico II, che è l'emblema, no, di un certo rinascimento del Mezzogiorno, perché ha eletto il Mezzogiorno a sua capitale, e troviamo gli elementi, diciamo, essenziali ancora adesso sostanzialmente, cioè il cuore, la testa, l'origine germanica, e quindi il primo collegamento con la parte, diciamo, del cuore nord europeo, che poi diventerà il motore dell'Europa, ma successivamente, però Federico II è anche il Federico II delle crociate, forzate, perché lui non le voleva fare, il Papa lo costringe, e poi fa l'accordo col sultano, cioè apre delle vie di commercio, no? E di nuovo il Mezzogiorno, il grande rinascimento, rinascimento ante litteram, perché poi il rinascimento sarà successivo, ma dell'epoca federiciana, che fonda l'università a Napoli, che ha in territori qua vicini la sua capitale anche simbolica, parte di qua per l'espansione, cioè la massima, un periodo di grande, in cui il Mezzogiorno, il concetto che voglio sottolineare, era al centro. Poi succede qualche cosa, succede la scoperta dell'America, tra l'altro torno un secondo indietro per dire che l'epoca di Federico II coincide in parte con l'epoca, nel senso che finisce Federico II, ma pochi decenni dopo con Marco Polo, che apre quella via della seta di cui parleremo tra poco di nuovo, anche vedendo la odierna via della seta. E poi succede qualcosa, succede la scoperta dell'America, che è un punto centrale, perché con la scoperta dell'America sostanzialmente inizia quel periodo di perifericità del Mezzogiorno, perché le grandi vie si spostano sostanzialmente sull'asse atlantico, e quindi la Spagna, la grande epoca, diciamo, della crescita della Spagna, del Portogallo e successiva alla scoperta dell'America, e continua la via della seta, quella terrestre, e la parte, diciamo, del sud Italia in qualche misura inizia lentamente un percorso di perifericità. Ora, perché ho fatto questa premessa molto veloce e adesso faccio un salto completamente, diciamo, su un altro tema, che è il tema dell'economia, per fermarmi sostanzialmente con solo tre slide a riprendere alcuni dei concetti che sono stati detti precedentemente dai miei predecessori, degli interlocutori di prima. Innanzitutto ricordiamoci una cosa: nonostante tutto quello che sappiamo e che abbiamo visto sul Mezzogiorno, il Mezzogiorno non è un deserto industriale, tutt'altro, ha un prodotto di capacità di valore aggiunto manifatturiero di 27 miliardi che lo colloca tra la Finlandia e la Norvegia. Se noi guardassimo il Mezzogiorno come fosse uno Stato, sarebbe in termini, questo non è il PIL, questa è la produzione, il valore aggiunto manifatturiero tra la Finlandia e la Norvegia. Quindi parliamo di un territorio che ha una capacità produttiva significativa, ancorché con le difficoltà e la scarsa densità che ben ci ha descritto la collega di Banca d'Italia. E poi un altro punto essenziale, anche già messo in evidenza da lei, ma mi piace ricordarlo perché una parte importante dei nostri studi lo evidenziano, quel valore aggiunto manifatturiero è fatto per quasi la metà da quattro settori produttivi più il farmaceutico, cioè le quattro A: alimentare, abbigliamento, automotive, aeronautico e farmaceutico. E se voi vedete la quota su quelle filiere di valore aggiunto nel manifatturiero del Mezzogiorno su quello nazionale, il 21% dell'alimentare italiano, il 10% dell'abbigliamento moda, il 24% dell'automotive, il 30% dell'aeronautico e l'8,3% del farmaceutico è fatto da imprese nel Mezzogiorno. Altro concetto che vi voglio ricordare, questa la salto per velocità, che c'è un forte, e questo è un elemento che dovrebbe introdursi nel dibattito nazionale, c'è una forte interdipendenza tra l'economia del Mezzogiorno e quella del Centro-Nord. Anche qui non posso per velocità tediare il pubblico, ma lo abbiamo studiato analiticamente, anche differenziando questa interdipendenza nei vari settori produttivi, ma fatto la media di 100 euro di investimento, e questo è anche aggiornato dagli ultimissimi dati, 100 euro di investimenti nel Mezzogiorno producono una ricaduta nel Centro-Nord di domanda aggiuntiva di 54,1. Quindi questo significa che investire nel Mezzogiorno conviene allo sviluppo del Mezzogiorno, ovviamente, ma conviene anche allo sviluppo del resto del Paese. E c'è un effetto traino dal Sud verso il Nord più alto di quanto non ci sia dal Nord verso il Sud, no? Questo è un elemento molto importante.
salto alcuni elementi settoriali e vengo a parlare invece di centralità del Mediterraneo, perché questo che ho detto prima sulla forza industriale del tessuto produttivo del Mezzogiorno, che rimane significativa nonostante la crisi la abbia fortemente indebolita, si interseca con il ragionamento sulla ritrovata centralità del Mediterraneo, che vediamo da quattro elementi. Il primo, il commercio. Qua ci sono vari paesi del mondo, sintetizzo perché può essere un po' complicato leggere, comunque il concetto fondamentale è che la Cina è passata, ha avuto una crescita strepitosa, questo è l'interscambio dei vari paesi con l'area MENA, cioè con l'area del Mediterraneo e del Medio Oriente. La Cina ha avuto una crescita, come vedete, del 974% dal 2001 ad oggi, con un'ulteriore previsione di crescita. È cresciuta in modo significativo anche la Germania, sono cresciuti tutti. L'Italia, la Francia un po' di meno, hanno tenuto sostanzialmente il ritmo dell'inflazione, mentre Cina e Germania sono cresciuti enormemente. Se guardiamo, questo è l'interscambio, quindi import più export, quanto noi esportiamo in questi paesi e quanto importiamo, ma se noi guardiamo solo export, anche qui vediamo quanto questo è cresciuto e soprattutto per quanto riguarda l'Italia, ricordiamoci di una cosa, oggi si parla molto e di grande attualità, Trump, il protezionismo, l'effetto che potrebbe avere sull'economia italiana. Bene, l'Italia esporta nei paesi dell'area MENA, cioè la sponda sud del Mediterraneo e il Golfo, esporta sostanzialmente 41,4 miliardi di euro, che significa il 10% delle esportazioni italiane, cioè più di quanto noi esportiamo negli Stati Uniti, più di quanto esportiamo negli Stati Uniti, e dopo l'area europea, che è la prima area di esportazione, l'area MENA, presa complessivamente, perché se, come singoli paesi, chiaramente gli Stati Uniti di più, no? Però presa come area, noi, per noi è un'area di grandissima importanza ed è una direttrice molto chiara dell'export italiano, che è la direttrice che va verso il Golfo, verso Suez come area di passaggio e verso il Golfo. Altro elemento da cui capiamo la cresciuta centralità del Mediterraneo, quindi perché sono cresciuti l'interscambio commerciale e l'export in un quindicennio in cui abbiamo avuto i problemi delle primavere arabe, l'instabilità politica, la crisi in Europa, la crisi dei migranti, cioè quello non è un quindicennio di tranquillità, è un quindicennio di grandi tensioni, nonostante questo i commerci sono cresciuti. Nonostante questo è cresciuto anche l'interscambio marittimo, il traffico containers nei porti del Mediterraneo dal 95 al 2016 è cresciuto dal 434%, che è un dato molto impressionante. Meno impressionante può sembrare, ma è molto di valore in realtà in termini assoluti, il fatto che dal 2005 a oggi il volume di traffico marittimo nel Mediterraneo è passato dal 15 al 20%. Di nuovo, pensare che in un piccolo lago, perché il Mediterraneo è un piccolo lago nel confronto, diciamo, degli oceani e di tutta la navigazione mondiale, passa un quinto di tutto le navi che girano nel mondo, significa una centralità, soprattutto perché abbiamo dei valori in crescita, non secondaria. Altro elemento da cui questa centralità viene fuori in modo anche forse più eclatante, perché tutti sappiamo quanto sono importanti i porti del Nord Europa, che rimangono grandi e competitivi e forti, però dal 2008 la torta interna, al 2016 la torta esterna, i porti del Nord Europa sono passati dal 47 al 41%, se noi facciamo la somma dei porti del Sud, che noi qua abbiamo spacchettato nelle tre parti del Sud, sono passati dal 27% al 34%, quindi una parte di questa minor crescita dei porti del Nord si è spostata sui porti del Sud. E poi la Cina, quella via della seta di cui parlavamo con Marco Polo, che ritroviamo. Questa è una, diciamo, una cartografia un po' strana, perché sovrappone la carta della Cina con la carta di tutta l'Europa, un pezzo dell'Europa è l'area MENA, quella di cui parlavamo prima, e vediamo dove sono presenti i cinesi, quindi lasciando perdere quella parte della via della seta che tocca l'India, no? Che è più lontana. Sono presenti con una posizione strategica ad Abu Dhabi, sono presenti con il 20% del controllo di Port Said, che è il porto, diciamo, sul Mediterraneo del canale di Suez, sono presenti in Israele in modo molto significativo ad Haifa, sono presenti, tutti lo sappiamo, nel Pireo, che è diventato il loro grande terminale, stanno iniziando ad entrare in modo significativo in Italia e poi sono presenti nel nord Europa con i porti appunto del nord. E poi sono presenti come in tema di alleanze di grandi carriers, ma di questo ne parliamo fra un secondo.
voglio farvi vedere perché per la Cina l'area mediterranea è così importante. Perché l'area mediterranea incrocia il PIL dell'Unione Europea, che è 14.600 miliardi, il PIL dell'area MENA, che sono 3.300 miliardi, che in totale fanno 18.000 miliardi, cioè molto più del PIL americano. Arrivando nel Mediterraneo si arriva per i cinesi a toccare le due aree che una per la parte petrolifera e non solo, e l'altra come grande economia, rappresenta il 6% dell'interscambio commerciale, cioè 600 miliardi di interscambio commerciale all'anno. E inoltre, e qui c'è la sfida del futuro, anche perché, vi invito solo a leggere la domanda interrogativa, il Mediterraneo per i cinesi può, ma questo è un interrogativo, ma a noi sembra che si vada in quella direzione, diventare per loro un hub anche per raggiungere la costa atlantica degli Stati Uniti. Ma di questo, se lei poi mi consente ancora 5 minuti, ci arriviamo parlando di Panama. E ora, infatti, parto più rapidamente possibile perché non voglio togliere... Cominciamo da Traiano. A Traiano e arriverò. Un quarto d'ora è una bella sfida. Alle quattro grandi questioni dell'economia marittima che toccano però tutti questi temi che abbiamo appena visto. Allora, il primo è quello del gigantismo navale. C'è il fatto molto, ormai molto noto, che le navi sono sempre più grandi per una necessità di generare economie di scala. E lo vediamo da questa cartina, no, che parte dalle navi degli anni 70 fino alle navi di oggi che arrivano a 22.000 TEU, cioè containers. Tenete conto che Panama allargato si ferma a 13.000-14.000 TEU al massimo, mentre il canale di Suez non ha limiti nel passaggio delle grandi navi. Se vediamo la quota di queste grandi navi, erano il 13% nel 2012, saranno il 34% nel 2020 e tendenzialmente, man mano che si sostituisce il naviglio, saranno sempre di più le navi di grande dimensione. Nave di grande dimensione, intendiamoci, produce economie di scala se viaggia piena. Se no non produce economie, produce diseconomie di scala. Quindi la nave di grande dimensione costringe l'armatore a cercare di viaggiare piena. E per viaggiare piena, in una situazione in cui il commercio mondiale, a maggior ragione adesso, è in leggera contrazione, non puoi pensare di partire piena e scaricare piena e ripartire piena e scaricare piena, ma devi pensare di fare una rotta con tanti scali, in modo che sul tanti scali carichi e scarichi, e il carico medio ti garantisce appunto quella economia di scala che giustifica la grande nave. Ecco che la rotta da Suez, dalla Cina, parliamo, se noi guardiamo da Shanghai a New York, quindi con destinazione Stati Uniti, la differenza passare da Panama o passare da Suez è un giorno solo di vantaggio per Panama rispetto a Suez. Non è poco un giorno per chi cerca economie di scala fortissime, però un giorno, se teniamo conto che Panama ha dei limiti comunque oltre ai quali certe navi non possono passare, se teniamo conto che hai 20 giorni di navigazione solitaria del Pacifico e poi non fai nessuno scalo, poi attraversi Panama sei sostanzialmente arrivato negli Stati Uniti, mentre dalla Via della Seta hai l'India, il Pakistan, il Golfo, il Mediterraneo e poi puoi proseguire sulla sponda atlantica americana, è chiaro che diventa una rotta vantaggiosa anche perché ti consente di sfruttare le economie di scala delle grandi navi. E poi le economie di scala delle grandi alleanze, la China Shipping Company e Costco hanno dato vita l'anno scorso al più grande gruppo cinese, Costco, che a sua volta ha costituito questa Ocean Alliance che ha, come vedete nella parte rossa, il 35% della quota di mercato di tutte le rotte Europa-Med e invece per il Nord America il 41% delle quote di mercato. I cinesi sono i leader di questa alleanza con un grande, diciamo, operatore di shipping, cioè Costco, che ha 1114 navi e un valore aggiunto di circa un fatturato di 5,25 miliardi di euro. Quindi parliamo di colossi che ovviamente sfruttano sempre di più quel tipo di navi e quel tipo di rotta. Cosa c'entra Panama e perché c'entra Panama? Perché l'allargamento di Panama, e qui salto il perché, arrivo al punto finale, secondo le nostre analisi è uno degli elementi che determinerà lo spostamento della convenienza per gli americani a sviluppare di più la portualità atlantica rispetto a quella pacifica.
Il fatto che gli americani sviluppino di più la portualità atlantica è uno degli elementi che probabilmente di cui vedremo gli effetti positivi sul Mediterraneo, perché indurrà appunto le rotte dall'Asia a passare dal Mediterraneo e poi arrivare negli Stati Uniti attraverso la costa atlantica, appunto come punto di approdo non solo per New York o dove devi andare, ma per raggiungere il cuore centrale degli Stati Uniti. E poi Suez, che è essenziale perché non soltanto è qui vicino a noi, ma è appunto la porta di passaggio di questo flusso che abbiamo visto, e in cui basta vedere questi pochi dati: dal 2001 al 2016 una crescita del 120%, passa circa, a seconda di quali indicatori prendiamo, tra l'8 e il 10% del traffico mondiale. I segnali dell'inizio di quest'anno, dal gennaio 2017 ad aprile, c'è già stata una crescita significativa anche rispetto all'anno precedente. E poi vedete il fenomeno del gigantismo navale, si vede bene da quella linea gialla. La linea gialla è il numero delle merci che transitano, le linee blu, le barre blu sono il numero delle navi. Fino al 2010 coincidevano, e se vedessimo gli anni prima c'era una totale coincidenza. Poi c'è inizia la dicotomia, perché non necessariamente cresce il numero delle navi, ma il numero delle merci può crescere perché le navi appunto sono più grandi. Vado verso la chiusura, in effetti alla chiusura perché sono due slide, ed è per dire che cosa? Per dire, primo punto, molto importante, dobbiamo comprendere come dobbiamo comprendere che noi siamo diciamo fortemente condizionati da questi scenari, perché l'interscambio italiano per una grande fetta, che è il 37% per la parte Italia, cioè la media Bolzano-Palermo, ma per il Mezzogiorno e la parte rossa, cioè la gran parte, avviene attraverso i porti, avviene attraverso la modalità marittima, per cui l'efficienza del sistema marittimo portuale, il fatto che esso sia agganciato a questa dimensione, ci consente un'efficienza o diciamo una maggiore competitività di tutto il sistema paese. E qui, questa è davvero l'ultima, perché che pone anche diciamo qualche interrogativo. Cioè, il punto essenziale, se vedete, le frecce non sono poste a caso, le frecce sostanzialmente sono poste, se noi riprendiamo di nuovo, la storia ci insegna qualcosa, le repubbliche marinare dove erano? Genova, Venezia, non è più solo Venezia ovviamente, anche Trieste, ma l'alto Adriatico, l'alto Tirrenico, Amalfi adesso è una splendida cittadina di vacanza, ma sostanzialmente vuol dire i tre grandi porti, che hanno peraltro caratteristiche diverse: Napoli, Salerno e Gioia Tauro, e poi la parte del basso Adriatico. Taranto non era una repubblica marinara, ma la vocazione è quella, e non c'è chi dice la via della seta salta al mezzogiorno o potrebbe saltare al mezzogiorno perché ci sono gli accordi prima con i grandi porti, non capisce che in realtà ce n'è per tutti, perché la nuova centralità del Mediterraneo tocca certamente gli interessi di chi vuole attraverso Genova e Trieste entrare nel cuore dell'Europa, e quella è la via per entrare nel cuore dell'Europa. La vocazione dei porti del sud è di servire tutto il resto dell'economia italiana, fino praticamente alla Lombardia. Ecco cosa vuol dire fare del mezzogiorno la piattaforma logistica dell'Italia e dell'industria italiana verso quella direttrice che, diciamo, i dati che ho cercato di illustrare ci fanno capire, può far ritornare il mezzogiorno centrale almeno in parte come lo è stato nel passato. Grazie. Grazie. Maurizio Barracco è così conosciuto che pur l'etichetta di presidente del Banco di Napoli è riduttiva per lui. Eccoci. Ci parlerà di una storia, di un investimento nel Mediterraneo. Bene, io intanto ringrazio il Ministro De Vincenti per averci invitato. Noi due, noi siamo attenti a quei due quando arriviamo, perché abbiamo una visione che in qualche maniera ci ha premiato negli anni, ma sono 6 anni che studiamo solo Mediterraneo, sappiamo parlare solo di Mediterraneo. Noi, come dice Pittella, siamo cittadini europei del Mediterraneo. Bene, con questo spirito nel 2007, lo voglio dire perché c'è presente il presidente della Calabria, Mario Oliverio, che saluto con affetto, e due calabresi si inventarono per l'Istituto San Paolo l'acquisto di una banca nel Mediterraneo.
Fu l'idea di un calabrese famoso, io naturalmente condivisi, ero nel Consiglio e condivisi questa scelta e partimmo comprando la Banca d'Alessandria in Egitto. Con una certa difficoltà, quell'anno 2007 fu un anno strategico per la nostra banca. Da una parte ci fu l'acquisto della Banca d'Alessandria e dall'altra parte ci fu la fusione col gruppo Intesa. Sono passati 10 anni e io vi vorrei raccontare la storia di che cosa è diventata questa banca nel tempo e naturalmente con due partner eccezionali, uno la Banca Mondiale nella compagnia IFC e l'altra naturalmente nel governo egiziano che è stato con noi al 20% e noi deteniamo il 70%. Io vorrei far partire la prima, è già partita? Ecco, questo sono i risultati e sono facilmente leggibili di come è andata. Nel periodo 2008-2016 l'andamento di gestione sia operativa che totale risulta positivo. In particolare i proventi operativi crescono in media del 23,7% all'anno e il risultato di gestione operativa del 62,7% ed il risultato netto del 29,2%. Naturalmente c'è la produttività e la redditività che va dal 9,9% al 23% del 2016, ma passerei alla seconda slide. E la seconda slide è nel periodo 2008-2016 le masse patrimoniali della banca hanno registrato un incremento di 14.494 milioni, più 36%, raggiungendo i 54.000 milioni. I prestiti alla clientela sono più che raddoppiati, i depositi sono cresciuti di oltre il 40% ed anche il patrimonio netto risulta più che raddoppiato. Ecco. Questa è la terza slide della banca ed è una slide che mi sta particolarmente a cuore perché parliamo di 4.718 dipendenti ed era questa la terza banca dello Stato d'Egitto che fu venduta e la cosa per noi interessante, siccome non disponevamo di grande quantità di cifre liquide per investire nelle infrastrutture, questa banca aveva 200 filiali e in effetti coltivava soprattutto le piccole e medie imprese. Questo è un dato che per noi è stato importantissimo nel tempo e vedrete perché. Il numero dei clienti del 2016 è 1.418.000 e il numero dei clienti naturalmente legati all'impresa sono 44.000 clienti circa. L'anno scorso è stato fatto un accordo sindacale particolarmente interessante perché è un accordo che privilegia nella distribuzione del premio di produzione chi ha il salario più basso. Quindi viene dato a chi ha il salario più basso, mentre anche per quello che riguarda l'istruzione dei figli, tutti quelli che hanno un salario al di sotto del minimo che può dare l'istruzione ai figli viene compensato dalla banca. E siccome non c'è Social Security in Egitto, la banca paga anche, soprattutto a quelli più indigenti dei nostri dipendenti, paga anche tutta l'ospedalizzazione. Cioè un po' una rivoluzione per questo paese egiziano. Naturalmente questo ci ha portato anche nei momenti difficili, i momenti di morsi, ci ha portato una popolarità notevole. Su Facebook risultiamo la prima banca con oltre 1.700.000 di contatti, ma la cosa più interessante è che gli inglesi nella loro rivista molto specialistica che si chiama Euromoney, sia nel 2016 che nel 2017, un mese fa, hanno riconosciuto Alex Bank come la miglior banca per la piccola e media impresa del Medio Oriente. Per noi è stato un grande successo e ci è sembrato naturalmente l'inizio di un futuro. Vado avanti. Ecco, è partita anche la nostra idea, non era solo un'idea di carattere di investimento, ma era anche suffragata dal fatto che nel 2007 l'Italia era il secondo paese nel trading con l'Egitto. Oggi siamo diventati il quarto paese con una Cina che è avanzata, come vedete, strepitosamente
da quando era inferiore al nostro import ed export, però noi siamo il quarto paese, quindi un fenomeno estremamente interessante si svolge in Egitto. Noi, e nella slide successiva lo vedrete, noi assistiamo oltretutto, oltre a essere uno dei grandi investimenti, noi assistiamo soprattutto una grande quantità di imprese italiane. Sono circa 1000 le imprese italiane che noi assistiamo in Egitto. Non solo, ma incentiviamo anche gli investimenti e facilitiamo il compito nell'investimento in Egitto. Vado oltre. Ecco, che cosa è successo? È successo che in 12 mesi, dal 6 di agosto del 2014 al 6 agosto del 2015, si raddoppia Suez. Si raddoppia Suez e naturalmente raddoppiandosi Suez si diminuiscono i tempi di percorrenza e, come ha detto giustamente Massimo De Andreis, ha una capacità di trasporto, oltre a tempi minori, ha una capacità di trasporto di container fino a 22.000 container, che è la tendenza, che ha segnalato anche Massimo, dei futuri ordini delle navi. Vanno tutte verso quella direzione e si apre anche un grande mercato, che è il mercato americano. Infatti il segnale che il mercato americano è interessato a questo sviluppo di Suez è che gli investimenti in America passano dal Pacifico all'Atlantico, si potenzia New York, New Orleans, tutta una serie di porti dove naturalmente i cinesi incominciano a guardare con estremo interesse gli investimenti. Allora, perché dico questo? Perché è un'occasione per il Mezzogiorno, è un'occasione se siamo capaci di rendere competitivi questi benedetti porti del Sud. Come ha detto Massimo, ce n'è per tutti da questo punto di vista e ritengo importante anche i nostri rapporti che abbiamo in Medio Oriente, perché segnalerò una cosa che è avvenuta 5 giorni fa. Il governo egiziano, attraverso la sua autorità portuale di Porto Said, ci ha affidato il tutoraggio finanziario di tutti gli investimenti nel nuovo Porto Said. Questo per noi è una grande soddisfazione, ma è soprattutto una grande opportunità di investimenti per tutti ed è l'ora, forse molto probabilmente, di pensare ad un Mediterraneo cooperativo, come era al tempo dei Romani, come era al tempo dei Fenici. Noi siamo, e lo dico con le frasi di Marcello Pitella, noi siamo in effetti cittadini del Mediterraneo. E a questo dobbiamo pensare, non solo, ma come farlo. Ecco, qui è il passaggio delicato. Noi è una goccia nell'oceano quello che abbiamo fatto noi, ma l'Italia in questo momento particolare, dopo naturalmente le elezioni della Francia e le elezioni che avverranno in Germania, potrà essere la terza gamba di supporto all'Europa se spingerà l'Europa a guardare al Mediterraneo. E come guardare al Mediterraneo? Facilitandone lo sviluppo in una maniera assolutamente, come è stato fatto con la BERS per i paesi orientali. Mi sembra una cosa così banale, ma stava per attuarsi nel 2003, ma poi Berlusconi e Sarkozy fecero un errore di percorso straordinario, esclusero la Merkel dal famoso accordo per la banca dello sviluppo del Mediterraneo e la cosa non si fece, finì nella BERS a Londra con un fondo particolare di cui non si ha particolare traccia, fra l'altro. Quindi è un'occasione opportuna, va presa, è un'occasione per il Sud Italia in qualche maniera. Ricordiamoci che l'80% degli export del Sud Italia viene fatto attraverso i nostri porti. È un'occasione quindi di renderli competitivi, ne discuteremo il giorno 21 di giugno, abbiamo invitato anche il signor Ministro ad essere con noi, con la ricerca che SRM ha puntualizzato proprio su questa opportunità. E concluderei con una rassicurazione al Ministro De Vincenti, che ogni tanto richiama all'ordine noi banche di investire di più nel Sud. Ecco, io l'ho letto sul Crotonese, veramente, quindi questa è la sua dichiarazione. E volevo dirle che noi ci siamo davvero, ci crediamo, non solo con naturalmente l'investimento in Egitto,
ma nel 2015 abbiamo investito 4.500 miliardi nel Sud, nel 2016 6.700 e nel 2017 il primo trimestre ci porta fra i 7 e gli 8 miliardi di investimento nel Sud. Quindi noi ci siamo, vorrei che ci fossimo tutti assieme, soprattutto per uno sviluppo del Sud che coinvolgerebbe certamente quello che ancora si chiama Mezzogiorno e che io spero non sentire più un problema a Mezzogiorno. Grazie. Grazie. Ringrazio gli ultimi speaker e con una puntualità che definiamo lucana e non svizzera siamo, darei la parola per quelle che vengono chiamate conclusioni. Nella sostanza praticamente verrà sul palco un uomo che però è sia professore che ministro, ma dovrà fare una sintesi tra i due elementi, quindi tra l'elemento di analisi e l'elemento di policy, cioè di scelte del governo. E quindi sentiremo che cosa ci dirà dopo che diciamo sul palco diversi speaker hanno portato elementi di valutazione storica, culturale ed economica, per cui per la sintesi il ministro De Vincenti. Prima di tutto, nella mia veste di professore ci tengo a sottolineare che sono anche presenti, oltre agli studenti del liceo linguistico Tommaso Stigliani di Matera e dell'istituto tecnico Pentassuglia di Matera, anche gli studenti dell'istituto tecnico industriale Righetti di Melfi. E li ringrazio molto per la loro presenza qui e spero che questa giornata sia utile per loro, per la loro formazione e per che colgano che l'obiettivo con cui tutti quelli che sono intervenuti stamane e interverranno oggi pomeriggio e le riflessioni che ne trarremo sono volte a riaprire un orizzonte di speranza per i giovani del Mezzogiorno. Poi vorrei ringraziare molto Dario Di Vico perché sta conducendo in modo assolutamente impeccabile sia nella tenuta dei tempi sia negli stimoli che ci dà il nostro dibattito e tutti gli interventi di questa mattina. Certo, dicevamo con Dario stamane quando preparavamo questa mattinata, dice, beh, lui riguardava con me il programma e mi diceva, sì Claudio, però avete pensato bene di, come dire, condensare in una mattinata una ricchezza di analisi, di riflessioni e così via, per cercare anche di, cioè, che in qualche modo colma una minore attenzione al Mezzogiorno che dura da parecchi anni. Ecco, in una mattinata colmare un ritardo di riflessione, non degli studiosi che, come avete visto bene, invece hanno continuato a sviluppare con grande attenzione le loro analisi, ma, come dire, più complessivo del nostro Paese nell'attenzione al Mezzogiorno, diceva Dario, insomma è molto impegnativo e io gli rispondevo, dico sì certo, non pretendiamo un risultato di questo genere, però lo scopo con cui il Presidente del Consiglio ed io abbiamo voluto organizzare questa giornata non è, diciamo, colmare ma indurre a colmare, ma spingere tutti noi, la politica, le istituzioni, gli amministratori, gli studiosi a riprendere con forza questa riflessione e farne strumento di azione. Questo è il nostro obiettivo, farne strumento di azione, tornare naturalmente in forme completamente nuove e diverse,
a quello spirito che guidò Pasquale Saraceno, Giulio Pastore, Gabriele Pescatore nella grande fase dell'intervento straordinario. Oggi non si tratta di fare intervento straordinario, però di quello spirito, di quella voglia di tradurre pensiero in azione, di tradurre dibattito, discussione, proposte in cose che si fanno. Questa è l'intenzione della giornata di oggi, quindi rimettere il Mezzogiorno al centro della riflessione e dell'azione delle istituzioni. Ora, è chiaro che non posso io qui fare a mia volta una sintesi di una mattinata così ricca, così complessa come quella che abbiamo vissuto stamane, ma vi proporrò alcune riflessioni di governo, dal punto di vista del governo, a partire proprio dagli interventi che si sono succeduti qui. E le riflessioni saranno concentrate sul Mezzogiorno come è oggi. Però per fare questo perdo 2 minuti ripercorrendo le bellissime analisi che hanno fatto Amedeo Lepore e Guido Melis in particolare, loro due, sulla storia più antica anche. E allora a me verrebbe da dire, sulla scorta dei loro interventi, che probabilmente possiamo pensare a 4 fasi che abbiamo alle spalle e che ci aiutano a capire il Mezzogiorno come oggi. La prima fase è quella analizzata a cavallo tra 800 e 900 da Salvemini, poi da Gramsci, da Dorso. È la fase di un Mezzogiorno agrario, caratterizzato da un blocco agrario, che teneva ferma l'economia del Mezzogiorno e trasferiva risorse verso l'industrializzazione del settentrione. È una fase difficile, è una fase in cui dopo l'Unità d'Italia si stenta a ritrovare lo spirito che aveva spinto i padri fondatori del Risorgimento, i protagonisti del Risorgimento, a unificare il Mezzogiorno e il Centro-Nord. Se ne esce in qualche misura, faticosamente, ma non proprio, con le leggi speciali di cui ci parlavano Melis e Lepore, Nitti, Fortunato, quel periodo. Il periodo giulittiano poi molto. C'è una seconda fase che riprende alcune idee delle leggi speciali e poi però fa un salto di qualità straordinario, che è l'intervento straordinario, la fase dell'intervento straordinario e della Cassa per il Mezzogiorno. Qui è stato ricostruito molto bene il percorso di quegli interventi e il ruolo di riduzione del divario del Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord che quell'intervento consentì di realizzare tra gli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Aggiungo, perché ebbe anche quello molta importanza, anche se fu un processo pieno di contraddizioni, ne accennava qualcosa Amedeo Lepore nel suo intervento, la riforma agraria. Perché la riforma agraria della fine degli anni 40 e inizio anni 50 spezza il blocco agrario e quindi crea una situazione completamente diversa, completamente nuova. Rispetto a quella, l'intervento straordinario con l'infrastrutturazione e poi i tentativi di industrializzazione, le prime forme di industrializzazione del Mezzogiorno, determinano un Mezzogiorno completamente diverso da quello che era quello analizzato da Gramsci e da Salvemini. Questo è un Mezzogiorno che si porta avanti, che rimonta,
che si colloca in una logica europea, come ci è stato spiegato stamane. Poi c'è una terza fase, la crisi dell'intervento straordinario, che non è casuale naturalmente, evidentemente conteneva dei difetti quella strategia, ma adesso sarebbe troppo lungo trattarli, e si afferma però una fase contraddittoria, diciamo di diffusione dei poteri a livello regionale e locale, che naturalmente è anche molto positiva in sé, nel senso che poi rispecchia l'esigenza di un protagonismo delle istituzioni locali rispetto a un intento straordinario che era molto calato dall'alto. In quella fase però si perde di coerenza, come ci è stato spiegato molto bene, si perde di coerenza dell'intervento e spesso si perde di efficacia, tant'è che il divario alla fine ricomincia a crescere, ad allargarsi. E in qualche modo lo Stato, dopo la grande stagione di intento straordinario, è come che si ritraesse dalle sue responsabilità, lasciando che i poteri regionali e locali giochino la loro partita, ma senza tentarne un adeguato coordinamento. I difetti ci sono molto pesanti di questa fase, il divario si riallarga, le risorse spesso vengono utilizzate male o non vengono utilizzate. Qualche pregio di questa fase? Intanto appunto questa ripresa di protagonismo delle istituzioni locali. E poi, in fondo, è quella la fase in cui, dopo i poli industriali degli anni 50-60, la cultura industriale portata nel Mezzogiorno dall'intervento straordinario si diffonde e diventano tante capacità imprenditoriali che si affermano, che cominciano a diffondersi nel Mezzogiorno. Ancora troppo poco, però comincia ad esserci capacità di iniziativa autonoma di imprenditori e di lavoratori del Mezzogiorno. Su questa fase impatta poi la crisi, la globalizzazione e la crisi del 2008, e l'impatto è pesantissimo. E Alessandra Staderini ci ha fatto vedere i dati di quello che ha significato l'impatto in termini di caduta di PIL, di caduta di occupazione, di situazione in cui non solo il divario è aumentato, e come diceva Amedeo, è aumentato in discesa, cioè stavolta il sorpasso in discesa, cioè il centro-nord è caduto, anche lui, ma il sud è caduto di più. Ma insomma si è creata una situazione in cui ci si è chiesti: ma c'è un futuro? Abbiamo assistito a processi di migrazione di giovani intellettuali, di giovani istruiti e così via, e non solo. Bene, Alessandra Staderini ci ha fatto vedere che dal 2014, in particolare dal 2015, comincia un'inversione di tendenza limitata, ancora insufficiente, però comincia. E quindi quelle realtà diffuse, produttive nel Mezzogiorno, che hanno cominciato a crescere, più, io credo anche, me lo passate, l'impegno che il governo, a partire dal 2014, ha messo con grande forza nel recuperare la spesa per investimenti dei fondi strutturali 2007-13 e nel diffondere attraverso le task force che abbiamo fatto con le regioni insieme una idea, ma su questo tornerò alla fine, un'idea diversa del modo di amministrare, una risposta ai problemi che ci ha detto con tanta chiarezza Guido Meles prima, una prima risposta, sono quelle task force che tra governo e regione abbiamo messo in piedi con l'Agenzia della Coesione e che ci hanno consentito di recuperare la spesa 2007-13, quindi anche di dare un impatto significativo, stavolta di keynesismo non solo dell'offerta ma anche della domanda. Bene, e adesso abbiamo il problema di consolidare tutto questo, ma su questo tornerò alla fine.
Perché ho ripercorso tutto questo? Per cercare di capire come il Mezzogiorno si presenta oggi e sotto certi aspetti come dobbiamo tener conto anche che il Mezzogiorno è una realtà estremamente articolata, estremamente diversificata. Oggi ne abbiamo forse potuto trattare poco, anche se qualcuna delle cartine che Alessandra Stadini ci ha mostrato ci dava un po' un'idea, ma sicuramente diciamo, abbiamo diverse situazioni, però c'è un tratto comune. In questo devo dirti, Dario, io credo che il termine divario ancora abbia senso, più che diseguaglianze regionali, perché poi alla fine, complessivamente, quelle 8 regioni mostrano un divario rispetto al resto del nostro paese e complessivamente costituiscono un'area dalle sofferenze e dalle potenzialità su cui dobbiamo ragionare. E allora vengo a questo. Le nuove configurazioni dei problemi del Mezzogiorno, non voglio rubarvi molto tempo, ma quando ero ragazzino, negli anni 50, io ho ricordi del Mezzogiorno negli anni 50, e forse quelli più anziani di voi, come me, lo ricorderanno anche meglio. Era ancora, all'inizio degli anni 50, un Mezzogiorno agricolo, un Mezzogiorno molto povero. Quel filmato che ci ha fatto vedere Amedeo colpiva, il contadino con la capra in casa e così via. E il letto a tre piazze di cui ci parla Carlo Levi, gli animali sotto, i genitori sopra, il bambino appeso con la culla diciamo appesa al soffitto sopra il letto dei genitori. Bene, le infrastrutture erano carenti in modo drammatico, non solo le infrastrutture di trasporto, ma le infrastrutture essenziali, gli acquedotti, il sistema idrici, il sistema energetico e così. Adesso proviamo a fare un salto di 70 anni, seguendo Amedeo. Mezzogiorno di oggi è tutto diverso, meno male. C'è stata la democrazia italiana, c'è stato l'intervento straordinario, c'è stata la crescita politica, culturale, economica del Mezzogiorno, anche se c'è il divario, però anche qui i dati di Amedeo ci facevano vedere, insomma, quanto il reddito del Mezzogiorno, comunque, pur meno di quello del centro, però quanto è cresciuto e cosa significa. Allora oggi abbiamo una situazione molto diversa. Oggi abbiamo una situazione in cui, se posso sintetizzare, ma solo per brevità, quelle che forse sono le situazioni di maggiore difficoltà, come le si presentano oggi. Dopo la crisi del 2008, dopo quella perdita occupazionale che faceva vedere Alessandra Staderini. Prima di tutto, il tasso di disoccupazione giovanile e i cosiddetti NEET, l'incidenza dei giovani che non studiano e non lavorano. Anche nel resto d'Italia questi fenomeni ci sono, ma qui nel Mezzogiorno sono particolarmente forti, particolarmente pesanti, al punto che, come ho detto all'inizio, noi dobbiamo ricostruire un orizzonte di speranza per i nostri giovani, perché in diciamo fino al 2014 quell'orizzonte non c'era e oggi dobbiamo lavorare perché quell'inversione di tendenza cominciata dal 2014 diventi prospettiva stabile, in cui finalmente anche nella percezione dei nostri ragazzi ci sia la speranza di poter lavorare, mettere su famiglia nella loro terra. Poi c'è un'altra dimensione che è intervenuta con la crisi del 2008, i perdenti della globalizzazione, alcune grandi imprese che sono entrate in crisi e che hanno riscontrato grosse difficoltà e che configurano un altro tipo di sofferenza, quella di lavoratori che magari non sono più tanto giovani e che rischiano di perdere il loro posto di lavoro. E le abbiamo vissute queste cose, le abbiamo affrontate, poi dirò
in positivo, ma adesso voglio vedere il lato, voglio vederla la sofferenza. Poi c'è la situazione di degrado urbano, anche questa è una novità. All'inizio degli anni 50 non c'era l'urbanizzazione. Oggi abbiamo grandi città meridionali, Napoli, Bari, Palermo, Catania e così via. Sono città che hanno, che riscontrano sia nel centro storico sia nelle periferie situazioni molto difficili di sofferenza sociale, legate naturalmente alla mancanza di lavoro, ma non solo. C'è un assetto urbano. L'ultimo rapporto Istat di 3 settimane fa è molto interessante su questo, sulla situazione dei centri urbani in Italia e in particolare nel Mezzogiorno. E poi c'è la situazione di quello che Manlio Rossi Doria chiamava l'osso del Mezzogiorno, le zone interne. Sono stato ad Aliano, lo ricordava Marcello Pittella prima, siamo stati ad Aliano a ragionare sullo sviluppo delle aree interne. E qui, diciamo, dobbiamo partire dal fatto che negli anni passati queste aree interne hanno subito processi di perdita di popolazione e di mancanza, carenza di una situazione in cui non si sentono parte del tessuto nazionale. Contemporaneamente, e devo dire la relazione di Alessandra Staderini è stata molto significativa, potenzialità del tessuto produttivo del Mezzogiorno. Parlavo prima delle imprese che sono nate nel Mezzogiorno da parte di imprenditori meridionali che occupano lavoratori meridionali con le loro competenze. Abbiamo visto la loro capacità di esportazione, come è partita negli ultimi 2 anni. Abbiamo visto che il PIL nel Mezzogiorno è cresciuto di più, anche se ancora in misura del tutto insufficiente, ma di più che nel centro-nord. Abbiamo visto che l'occupazione, il tasso di incremento dell'occupazione è stato maggiore, anche se non abbiamo recuperato quei 500.000 posti di lavoro persi che vedevamo. Però sta crescendo. Secondo i dati Istat, 194.000 occupati in più tra il 2015 e il 2016, nel Mezzogiorno, buona parte a tempo indeterminato. E credo che questo non sia del tutto indipendente dalle politiche del governo e, mi si consenta, dal Jobs Act. E d'altra parte, che queste imprese abbiano queste potenzialità ce l'hanno testimoniato gli imprenditori che abbiamo sentito. Per esempio Luca Tosto, stiamo parlando di un'impresa di alta tecnologia, di un'impresa, diciamo, di industria, se mi consente Tosto, direi pesante, di alta tecnologia, di tecnologia avanzatissima. Per capirci, l'Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso utilizza i materiali che vengono dall'impresa, dalla Walter Tosto. Abbiamo visto Ferdinando Napoli, che abbiamo sentito, ci ha parlato di servizi innovativi. Qui siamo in un mondo quasi immateriale di servizi di ICT, e che però svolgono una funzione fondamentale e che non solo fanno tessuto locale di informazioni e di conoscenze, ma si proiettano sul mercato continentale, internazionale. E poi abbiamo sentito Vincenzo Linarello, un'altra modalità di fare impresa, ma importantissima nel Mezzogiorno, in particolare in alcune aree del Mezzogiorno che soffrono del problema della criminalità organizzata. Lui ci ha parlato di quello che ha realizzato il gruppo Goel nella Locride, dove certo stiamo parlando di imprese sociali, in genere sociali, perché poi c'è anche, Vincenzo ci ha raccontato anche di 2 cooperative non sociali, cioè, però adesso voglio dirla così, l'impresa sociale capace di essere impresa di mercato, che sta sul mercato e che fa dell'etica, come ci diceva Vincenzo, un asso nella manica. E dimostra sul territorio che l'etica fa economia, e non è vero il contrario.
Ecco, allora io credo che qui potenzialità ne abbiamo parecchie. E poi c'è il tema delle aree interne che abbiamo trattato ad Aliano, Marcello lo ricordava prima, e lì stiamo... Aliano tra l'altro è un bellissimo esempio di come si ridà un senso ad un'area interna. Aliano è un piccolo paese, faccio un piccolo spot, consiglio a tutti di andarci, chi non lo conoscesse, è bellissimo, conta 30.000 visitatori l'anno, significa un'economia che sta rinascendo intorno alla sua identità culturale. E poi c'è un'altra potenzialità, quella di cui ci hanno parlato Massimo De Andreis e Maurizio Baracco in quest'ultima parte della mattinata. Parentesi, ringrazio Maurizio Baracco per i dati che mi ha fornito sull'impegno del sistema bancario verso il Mezzogiorno. È una risposta positiva alla sfida che avevo lanciato a Napoli un mesetto fa, se ricordo bene, circa, in un mio intervento di un mesetto fa. Sono molto contento di sentire quelle cifre che Maurizio Baracco ci ha fornito. E chiusa la parentesi, l'occasione, la potenzialità che ci è stata fatta vedere con tanta forza da De Andreis e da Baracco è il nostro ruolo nel Mediterraneo, come Italia e prima di tutto come Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è l'avanguardia dell'Italia nel Mediterraneo. E qui non sto a ripercorrere il ragionamento che ha fatto Massimo sui flussi di merci, così la lascio tutto, non c'è bisogno, avete sentito tutte le potenzialità che ci sono, il ruolo che i nostri porti del Mezzogiorno possono giocare nella cosiddetta Via della Seta, ma più in generale in questa nuova centralità del Mediterraneo. E poi una cosa che ha detto Maurizio Baracco che mi è piaciuta molto è la proiezione verso Africa e Medio Oriente, verso i paesi MENA, per dirlo in sintesi estrema. E cioè lì noi possiamo trovare, se mettiamo in piedi, come per esempio ha fatto il Banco di Napoli, Banca Intesa con la Banca di Alessandria, se mettiamo in piedi degli strumenti di sostegno finanziario allo sviluppo di quei paesi, in realtà noi creiamo occasioni per l'Italia e per il Mezzogiorno in quei paesi. E sposiamo perfettamente la logica del Migration Compact che il governo Renzi ha proposto a Bruxelles giusto un anno fa, che è esattamente in questa chiave che si colloca. Allora, qual è il compito della politica e delle istituzioni? Perché di fronte a tutto questo? Io credo che il compito sia quello di dare, e il convegno di oggi è essenziale per noi, ci ha fornito moltissime indicazioni e ci fornirà oggi pomeriggio altre indicazioni, costruire un disegno per mettere a sistema tutte queste potenzialità e farle diventare trainanti, massa critica che fa partire il Mezzogiorno. E naturalmente questo passa per molte cose, io adesso non voglio fare un elenco che vi annoierebbe, poi è ora di fare la nostra sosta, però è chiaro che alcuni passaggi sono fondamentali, le infrastrutture, e su questo molto stiamo lavorando, stiamo sostenendo gli investimenti di infrastrutture, qui c'è un tema degli investimenti pubblici. Il recupero fatto nel 2007-13 non basta, adesso il 2014-20 la nuova programmazione deve diventare fattore di spinta forte, non lo stiamo facendo diventare, ma ancora non lo è a sufficienza. Qui sarà molto utile la norma del 34%, come l'ha chiamata Amedeo Lepore, cioè riequilibrare l'uso delle risorse ordinarie in conto capitale in modo che le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e dei fondi strutturali siano realmente aggiuntive. Una parentesi, voi mi permettete di rivendicare
come governo, che spesso mi sento dire, ma sono soldi europei che ci sono dovuti. Io chiedo scusa, però voglio essere chiaro con le cifre. Tra Fondo Sviluppo e Coesione, che è tutto nazionale, bilancio pubblico italiano, e fondi strutturali, che sono per quasi metà bilancio pubblico italiano, stiamo parlando in totale di oltre 120 miliardi di euro, di cui 82 sono bilancio pubblico italiano. Io vorrei non dovermi mai più sentir dire che sono soldi europei, no, sono soldi del governo italiano. Sono soldi del governo italiano. Ed è giusto che sia così. È giusto che sia così. Quello che adesso dobbiamo fare è fare in modo che anche l'allocazione dei fondi ordinari, l'allocazione dei fondi ordinari sia equidistribuita, in modo che tutti i territori hanno lo stesso spazio nei fondi ordinari, in modo che il Fondo Sviluppo e Coesione, i fondi strutturali, in gran parte del governo italiano, però possano fungere, come è noto, dato che sono allocati prevalentemente al sud, possono fungere da fondi aggiuntivi che consentono di rimontare il ritardo. Chenesismo dell'offerta è un'espressione che mi piace molto, Amedeo, la metterei così: lo spirito di Keynes, tu me lo insegni, ce lo insegnava Pasquale Saraceno, lo spirito di John Maynard Keynes non era di per sé solo la domanda aggregata, era il mercato che è comunque il meccanismo che garantisce l'efficienza e così via, però per garantire bene l'efficienza, per poter realmente garantire l'efficienza, e non solo l'efficienza ma anche il benessere della società, quindi valori di equità e non solo di equità, di qualità della vita, ha bisogno dell'intervento pubblico. Adesso lo sintetizzo così. Allora, mi interessa benissimo, diciamo, siamo abituati a pensare che è spinta sulla domanda, giustamente tu con la lezione di Pasquale Saraceno ci ricordavi, ma quello era un keynesismo all'offerta. Ecco, noi dobbiamo fare un keynesismo all'offerta. Questo che dicevo adesso sulle infrastrutture, nonché sulla politica industriale, i contratti di sviluppo, gli accordi di programma sulle aree di crisi, le ZES sono state nominate da qualcuno stamane, le zone economiche speciali su cui stiamo lavorando, e altre misure che in parte abbiamo già varato, in parte vareremo, sono appunto keynesismo dell'offerta. C'è un punto però, che negli anni 50-60 c'era anche il lato della domanda keynesiano. Da qui la nostra battaglia in Europa con il governo Renzi e oggi con il governo Gentiloni. L'Europa deve uscire dall'austerity. L'Unione Europea deve riprendere a diventare un'area di crescita trainante che dà un senso dal lato della domanda al keynesismo dell'offerta che dobbiamo assolutamente fare. Tagliamo corto, l'ambiente, tutti gli investimenti che facciamo sull'ambiente, sui centri culturali, come attrattori. Matera 2019 è di particolare rilievo, ma pensate a cose che pure abbiamo fatto, come per esempio, ne cito una sola, classica, ma insomma Pompei, insomma, il grande progetto Pompei. Ma potrei parlarvi di Capodimonte, ma potrei parlare di altre iniziative importanti. E poi appunto sollecitare quella proiezione verso il Mediterraneo, che significa, come dire, che noi siamo abituati a pensare lo sviluppo del sud guardando verso nord, no? Ed è giusto, intendiamoci, cioè dobbiamo collegarci con l'Italia settentrionale, con l'Europa e così via. Però dobbiamo anche fare l'operazione rovesciata, e cioè l'Europa che si spinge nel Mediterraneo e il Mezzogiorno è la sua avanguardia. E concludo con il tema delle amministrazioni e delle istituzioni, su cui Guido Meles ci ha dato indicazioni importanti questa mattina. Qui ci sono due temi. La qualità dell'amministrazione, ricordavo lo sforzo enorme che abbiamo fatto sul 2007-13, l'altro che abbiamo fatto varando con il Dipartimento per le politiche di coesione
i nuovi programmi operativi nazionali, operativi regionali sul 2014-20 e che stiamo facendo per definire come Ministero della Coesione del Mezzogiorno, insieme col Dipartimento e con l'Agenzia, per definire le allocazioni del Fondo Sviluppo e Coesione, in parte già definite, in parte ancora, dato che l'abbiamo incrementato ulteriormente con l'ultima legge di bilancio, ancora da definire. È stato un grande sforzo per ritrovare capacità amministrativa. Questo sforzo prosegue con le azioni di rafforzamento amministrativo che abbiamo impostato con la programmazione 14-20 e che sono parte essenziale, sia, come sanno bene i presidenti di regione, gli amministratori di regione e gli amministratori locali che sono qui presenti oggi, sia per noi come amministrazioni centrali. Quindi un rafforzamento amministrativo che aumenti la capacità di intervento. E poi la qualità della politica. E qui c'è stata, e io la rivendico, una svolta decisiva che mi fa parlare, no, non mi fa ancora parlare, ma speriamo che fra qualche anno potremo parlare di una quinta fase rispetto alle quattro che descrivevo prima. E la svolta decisiva è stato il master plan che abbiamo impostato con il governo Renzi e i patti per il Sud che abbiamo costruito con i presidenti delle regioni e i sindaci delle città metropolitane nel Mezzogiorno. Un nuovo modo di pensare la politica meridionalista, non più la programmazione dall'alto dell'intervento straordinario, non più la distribuzione di risorse e poi ognuno faccia quello che vuole della fase del regionalismo, ma un'interazione forte di responsabilità, responsabilizzazione reciproca tra le istituzioni. Il governo fa la sua parte, mette tutte quelle risorse che ho detto e discute insieme con le regioni e con le città metropolitane come le usiamo. E le priorità nel costruire i patti, prima di tutto, sono le priorità che ci vengono dalle comunità locali e dai loro rappresentanti, i presidenti di regione, le istituzioni, le regioni, le città metropolitane, i comuni, che ci esprimono le priorità, ci dicono ma qui guarda che c'è bisogno di questo, non di qualcos'altro. Però qui poi c'è stata una sfida, Mario Livecchio, Marcello Pittella lo sanno bene, la sfida è stata ok, però questa roba va organizzata in una scelta di priorità. E qui c'è un passaggio della politica, molto della politica regionale e locale, ma anche della politica nazionale. Non si assemblano le cose, ma si scelgono. E si costruisce un ordine di priorità, una gerarchia. E su quello si concentrano le risorse e si mettono insieme le risorse regionali, europee, nazionali, intorno a un piano, a un programma. E poi, compito, e poi si rendiconta, come sanno bene i miei amici e i miei colleghi, i presidenti di regione, come dire, praticamente ogni due mesi noi facciamo una nostra riunione sul territorio, vediamo a che punto siamo e poi rendicontiamo pubblicamente quello che stiamo facendo. E io credo che questo, lo dico a Guido Meles, sia un passaggio importante che la politica sta facendo, un passaggio di responsabilità verso i cittadini. E infine, naturalmente, questa è responsabilità del governo nazionale, mettere questa organizzazione sul territorio degli interventi e delle scelte dentro un disegno più generale. E allora un disegno sia infrastrutturale, tutti i collegamenti da, diciamola così, ma in realtà dovrei dire da Torino a Palermo, posso dire per brevità da Salerno a Palermo, ma non fa niente, diciamo da Torino a Palermo, molto meglio, da Bologna a Taranto-Lecce, da Napoli a Taranto, la Ionica, eccetera. E qui stiamo parlando delle infrastrutture. E poi parliamo dell'ambiente, la rimessa del Mezzogiorno in condizioni di essere quello che un tempo, lo accennava qualche intervento di stamane, uno degli interventi di stamane, era considerato il giardino d'Europa, perché il turismo nel Mezzogiorno ha delle, lo dico dal punto di vista,
Tanto è bello in sé il giardino d'Europa, ma poi ha delle potenzialità economiche straordinarie, ce lo diceva prima anche Alessandra Staderini, ancora non ancora sfruttate, non ancora espresse, ma per fare questo dobbiamo tutelare l'ambiente e il paesaggio. E poi la politica industriale, il disegno su come si interviene, anche in situazioni difficili, ma non ci si tira indietro, faccio adesso l'esempio di Ilva, non ci si tira indietro, non si rinviano le scelte. Sono stati mesi e mesi di lavoro perché emergessero due offerte con dei piani industriali e finanziari coerenti. Non ci sono improvvisazioni da fare il giorno prima perché per favore non scegliete, no, 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 un momento, adesso si sceglie. Poi dopo il governo che ha combattuto in questi anni per la continuità produttiva e il futuro produttivo di Ilva, al contrario di qualcuno che oggi sul giornale ho visto che ci fa pure le prediche e che invece ha combattuto per chiuderla l'Ilva, noi abbiamo combattuto per tenerla aperta e per dare un futuro occupazionale e ambientale ai cittadini di Taranto e degli altri siti produttivi dell'Ilva. Il governo sarà in prima linea per sostenere le ragioni di un piano industriale forte, robusto, capace di garantire in prospettiva occupazione e tutela ambientale. Questo sarà il nostro obiettivo. Questo è già e sarà ancora di più il nostro obiettivo. E allora, così come abbiamo affrontato con forza e con costanza, al contrario di tanti altri, il problema dell'Ilva, noi affrontiamo con altrettanta forza e costanza tutte le situazioni di difficoltà industriale del Mezzogiorno, perché noi non vogliamo che ci siano perdenti della globalizzazione. I perdenti della globalizzazione sono i nostri cittadini. Il destino di quelle persone è il nostro destino. Ecco, e allora sì, ragioniamo, lo diceva Melis, bisogna ragionare di tempi lunghi. Sì, intanto di tempi immediati, appunto. Non si rinvia niente, le scelte si fanno, perché ne abbiano bisogno i cittadini e i lavoratori di questo paese. Secondo, però, si fanno in una logica di lungo periodo, certo, e questo lo dicevamo anche stamane all'inizio del nostro incontro, un governo, indipendentemente da quella che è la sua durata, che lo decidono naturalmente il Parlamento e il Presidente della Repubblica, un governo deve sempre lavorare facendo ogni giorno i passi di ogni giorno in una logica che sostenga lo sviluppo del nostro paese e del Mezzogiorno nel medio e lungo periodo. Concludo, voi mi permettete, ringraziando, perché ne sento veramente il bisogno, tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione del nostro incontro, in particolare, però poi c'ho anche da dire un'altra cosa che insomma la dimentico, scusatemi, ecco, l'ho ritrovata, perché adesso poi, non essendo, io sono ancora di quelli che lavorano con la penna e la carta, non me la so segnata e quindi ce l'ho sul telefonino, me l'ero dimenticata. Allora, intanto quelli che, il debito che abbiamo verso coloro che hanno organizzato questa nostra giornata, in particolare, voi mi consentite di ringraziare, oltre, come ho già fatto stamane, il Presidente della Regione e la Regione, il Sindaco e il Comune di Matera e i loro staff, di ringraziare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare cito due soli nomi come rappresentativi, ma il mio ringraziamento va a tutti loro, naturalmente, a tutti i membri del cerimoniale, Gerardo Capozza ed Enrico Passaro. Poi di ringraziare lo staff tecnico che ha consentito, per esempio, di gestire qui anche queste bellissime slide, ma non solo, naturalmente, e in particolare nella persona, ma si estende anche a tutti gli altri, di Filippo Attili per la regia di questa nostra giornata. E poi, me lo consentite, lo staff del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno che ha curato molto le cose. Oggi pomeriggio, noi adesso interrompiamo, oggi pomeriggio si riprende con la seconda sessione
dedicata al profilo culturale. Di nuovo, come ho detto a inizio di giornata, continuerà a essere il nostro moderatore, veramente un moderatore, come dire, voi mi permettete, è un po' sintetico, ma insomma, bravissimo sia nel tenere i tempi, sia, come dicevo prima, nel tenere il filo della discussione, il filo delle argomentazioni. Sarà ancora Dario Di Vico e poi oggi pomeriggio, la sessione di oggi pomeriggio sarà conclusa dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Grazie, una breve sosta e poi alle 2:30 riprendiamo. Ministro, c'è un piccolo fuori programma. Dici, da moderatore a ciclo integrale come l'Ilva, cioè, e chiamerei la Presidente del CAI di Melfi, Luciana Croce, che le voleva consegnare qualcosa. Scusate il fuori programma, ma essendo voi in iscritto CAI non potevo mancare di farvi questo gradito omaggio da parte della sezione CAI di Melfi. Grazie mille. Vi ringrazio moltissimo e... Allora, qui confesso la mia grande passione del mio tempo libero, quando ce l'avevo, era la montagna e un po' di alpinismo, molto di base. E sono un iscritto del Club Alpino Italiano pluriquarantennale, quindi fra un po' mi festeggerete per il cinquantenario. E quindi è particolarmente gradito per me questa targa che mi è stata consegnata ora. Grazie mille, veramente. A voi.